momento chi ha organizzato tutto questo, cioè il professor Massimo Arcangeli. Però prima devo dire che l'evento è organizzato anche dall'associazione culturale La Parola Che Non Muore, ed è appunto questo evento diretto da Massimo Arcangeli in collaborazione anche con Alessia Bausone. Io intanto do il microfono a Massimo Arcangeli e voglio chiedergli perché siamo qua, da dove nasce tutto questo. Ecco, brevemente, perché i tempi si sono un pochino dilatati. Ringrazio innanzitutto, perché questo devo fare, ringrazio la generosità di questa terra, perché quando si è profilata la possibilità di lanciare questo evento con cui, diciamo, abbiamo lavorato io e Alessia, nessuno si è tirato indietro. Anche chi sapeva di essere ancora in vacanza dice: io sono con voi, qualche collegamento infatti lo faremo anche con persone che non ci sono. Diciamo che c'è stata davvero una risposta generale che non ha escluso nessuno in partenza e che ha avuto un sostegno generale. Tutto è nato da una segnalazione di un caso di discriminazione, di omofobia. Io sono quasi nato in questa terra, perché la mia prima grande vacanza l'ho fatta a 16 anni, 3 mesi sono stato in Calabria e guarda caso proprio in quest'area tra Capo Vaticano e Tropea, quindi mi sono sentito anche emotivamente coinvolto. Poi è stato semplice, perché abbiamo cercato, dicevo, di coinvolgere tutti. Io ringrazio in particolare però la sindaca Giulia Russo, che ci ha sostenuto fin dall'inizio, e la Cogetur, che ci ha consentito di allestire il tutto, e ovviamente con Fabrizio Giuliano, che con me ha costruito un pochino tutto quel che poi si è realizzato e che avete visto realizzato per i nostri ospiti anche a livello di sistemazione alberghiera. Ovviamente le istituzioni, ripeto, Regione Calabria, Comune di Ricati, e poi gli altri che ci hanno dato il loro sostegno e che sono qui. Li presenterà poi Gianni uno per uno, perché sono invitati a parlare. Io mi taccio e lascio ad Alessia anche appunto la facoltà di aggiungere qualche elemento al quadro. Ecco, Alessia, però una domanda devo farla: come vi siete conosciuti tu e Massimo? Allora, noi ci siamo conosciuti dopo questo caso di omofobia eclatante che lui ha denunciato, mi ha contattata, abbiamo seguito giornalisticamente l'episodio e poi abbiamo deciso di pensare a un evento, a un riscatto, un atto di, io lo chiamo, di estremo civismo, perché tutte le risorse migliori, tutte le forze migliori della Calabria si sono unite per questo evento, per dire un forte no a tutti gli atti di discriminazione, a partire da quelli contro l'orientamento sessuale. E tutta la Calabria oggi, grazie a questo evento, si tinge un pochettino più di arcobaleno, e speriamo continui così. Grazie Alessia. Io ho seguito molto da vicino questa notizia, questa creazione di questo evento, perché essendo amico anche di Massimo Arcangeli ho proprio seguito tutte le fasi da quando lui ha postato su Facebook questa notizia. Poi io l'ho invitato anche a mettersi in contatto con le persone che erano protagoniste di questa storia, e tra le persone protagoniste, una delle prime persone che lui ha contattato è la sindaca Giulia Russo, che invito qui, magari la accogliamo con un applauso. grazie a Massimo, grazie a Alessia. Buongiorno sindaca, cos'è successo? No, un banalissimo incidente, una frattura al malleolo che purtroppo mi riduce così, ma come ho sempre detto, io barcollo ma non mollo, ecco, in questo senso. Sono molto contenta, do i saluti da parte dell'amministrazione comunale di Ricati a tutti gli ospiti che oggi stanno partecipando a questo evento, a Sua Eccellenza il Prefetto, la cui presenza per me oggi è importantissima, e lo ringrazio vivamente per essere qui a discutere con noi di un problema così importante come quello del rispetto dei diritti civili in genere. E anche le forze militari che sono presenti, l'onorevole censore, il consigliere Mirabello, l'assessore regionale, la dottoressa Roccisano, e tutti i sindaci, in particolare il sindaco Callipo, Gianluca Callipo di Pizzo. E io credo che questo sia un gesto, così come ha detto anche Alessia, organizzare questo evento, un grande gesto di solidarietà, di civismo, perché per noi è importante il rispetto dei diritti civili di ogni genere. La solidarietà è una caratteristica di questo comune e di tutti i calabresi, e la Regione Calabria, che ha diciamo sostenuto e voluto insieme a noi che questo evento si tenesse a Ricati,
rappresenta tutto quello che ho appena detto. Quindi credo che sia importante sottolinearlo sempre, diciamo, qualunque tipo di intolleranza va combattuta, sia l'omofobia che qualunque altra discriminazione di ogni genere, anche nei confronti delle persone che non sono del nostro stesso territorio, delle persone portatrici di handicap. E io vi posso garantire che in questo mese ho vissuto con le mie mani le difficoltà che effettivamente le persone portatrici di handicap hanno, e quindi su questo combatterò finché il mio mandato me lo consentirà, per abbattere tutte le barriere architettoniche che purtroppo ancora ci sono nel nostro comune. Se Sua Eccellenza il Prefetto vuol dire due parole per il nostro territorio, perché dia una speranza a questo comune che ne ha tanto bisogno, io ne sarei contentissima e do un saluto a tutti. Ecco, invitiamolo appunto a venire qui. Territorio bellissimo, un mare fantastico, un posto, uno spettacolo incredibile, ha ragione. È uno spettacolo veramente incredibile. Insomma, allo spettacolo coincide proprio un atteggiamento della popolazione calabrese, che è stata sempre per l'accoglienza, anche perché la popolazione calabrese nei primi del Novecento andò in tutto il mondo. Infatti i calabresi sono presenti in tutto il mondo, si fanno onore nel mondo, le eccellenze dal punto di vista scientifico sono in buona parte calabrese. Ecco, bisogna dirle queste cose, insomma. E io oggi ho scelto di essere qui, proprio ho scelto una mia scelta personale per dare il mio contributo a questo che non dovrebbe essere un problema, perché insomma nel 2017 parlare di discriminazione mi sembra assurdo, impossibile, e invece a volte si riferiscono dei casi, degli episodi che ci fanno tornare indietro di 100 anni, 200 anni. Purtroppo sono cose che succedono, ma sono cose che vanno combattute con forza, sono cose che vanno combattute non fosse altro con la presenza, ecco. La mia presenza significa che le istituzioni sono dalla vostra parte, sono dalla parte di chi ritiene che tutti dobbiamo essere uguali, questo lo scrive la Costituzione davanti alla legge, tutti siamo uguali, non ci sono discriminazioni, i diritti spettano a tutti e tutti devono esercitarli. I nostri padri della patria hanno scritto la Costituzione, lo hanno detto piuttosto chiaramente, e non riesco a capire quale possa essere il problema, perché non si applica, bisognerebbe applicarlo, perché è un principio fondamentale della nostra Costituzione. Costituzione, torno a ripetere, che ci invidia tutto il mondo, ci invidiano tutti, perché è perfetta, a distanza di 70 anni è perfetta, è perfettamente calzante con quelle che sono, con quella che è la situazione del nostro paese, con quella che è la situazione mondiale. Quindi hanno visto, i nostri padri della patria hanno visto oltre, ben oltre. Spetta a noi promuovere sempre la sua applicazione. E questo oggi è un'occasione, questa è un'occasione. E come rappresentante massimo del governo in questa provincia, la mia presenza penso che fosse assolutamente necessaria. Grazie a tutti. E in gamba, e complimenti per quello che avete fatto. Complimenti per quello che avete portato a livello di mass media. È bene che ci sia, è bene che se ne parli, è bene che vengano, che questi comportamenti vengano ostracizzati. Mi sono spiegato? Grazie a tutti. Buon lavoro. Grazie a tutti. Buongiorno. Buongiorno a tutti, vi ringrazio. Gioco due parti in commedia, perché dal primo punto di vista porto il saluto del Presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, che stamattina è impegnato in una iniziativa importante a Polsi, e quindi mi ha sollecitato in particolare di voler portare questo saluto di indirizzo, facendo i complimenti agli organizzatori di questa importante manifestazione. E sottolineando come la Regione Calabria abbia sin dall'inizio non solo
stigmatizzato e evidenziato l'inaccettabilità quel famoso comportamento che ha determinato un atto discriminatorio che non è nella cultura e nelle tradizioni dei calabresi, noi sosteniamo e patrociniamo questa iniziativa come Regione Calabria soprattutto perché in un'ottica di rilancio, cioè non solo nell'ottica difensiva di chi contesta le discriminazioni e non le accetta, ma rilanciando, perché noi stiamo lavorando per costruire la nostra terra come una terra di diritti, di opportunità, facendo leva sulla caratteristica principale della Calabria. La Calabria è una porta al centro del Mediterraneo, è una grande porta che deve essere spalancata e nella quale si deve costruire, richiamando tradizioni e culture millenarie, questa grande cultura dell'inclusione e della partecipazione. Il secondo aspetto che dico velocemente, dicevo delle due parti in commedia, sono vivo qui a Capo Vaticano, sono di Capo Vaticano e voglio ringraziare di cuore l'amministrazione comunale e gli imprenditori turistici di questa importante realtà locale calabrese perché hanno voluto con forza realizzare questa iniziativa ed è un'iniziativa che non è fine a se stessa, ma vuole essere un momento di discussione rispetto al tema dell'inclusione e al tema della lotta alle discriminazioni, della costruzione di una realtà che oramai da vent'anni si apre al turismo internazionale, che conosce mille culture e mille contaminazioni e che vuole proprio segnalare con questa importante giornata di dibattito l'importanza dell'essere aperti al mondo. Chiudo salutando le autorità presenti, a partire da Sua Eccellenza il Prefetto che ci onora della sua presenza qui a Capo Vaticano ed è una presenza che noi sottolineiamo con grande forza perché è il segno della presenza dello Stato in una realtà che è importante e che è anche particolarmente difficile. Ringrazio ovviamente il Sindaco di Ricadi, l'Assessore Roccisano, l'Onorevole Censore, sta per raggiungerci il mio collega onorevole Giuseppe Giudice Andrea, è presente anche la consigliera di parità, delegata alle pari opportunità, insomma una grande iniziativa che noi sposiamo e per la quale con orgoglio diciamo che da Ricadi può partire un messaggio straordinario. Chiudo su una cosa, un grande segnale da parte delle organizzazioni degli imprenditori turistici di Capo Vaticano, un grande segnale che dimostra la cultura dell'impresa che si apre alla comunità internazionale che è stata costruita negli anni in questa importante realtà. Una volta tanto possiamo essere orgogliosi anche delle qualità che emergono da questo territorio. Grazie, grazie mille. Ecco, questo lo mettiamo qui. E allora, quante battaglie si fanno nella vita? Io adesso invito qui Cinzia Nava. Se gentilmente il cameraman può... ecco, ci passa, perfetto. E la accogliamo ovviamente con un applauso, ma un applauso anche a voi perché insomma stare sotto al sole, no? È un po' una battaglia stare qua, però lo facciamo perché è importante. Quante battaglie si fanno? Cinzia Nava è Presidente della Commissione per le opportunità regionali. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno a tutti e ringrazio gli organizzatori per aver voluto la partecipazione anche della Commissione regionale per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna. Io rappresento la Commissione. La Commissione giornalmente, quotidianamente, promuove delle azioni a favore della sensibilizzazione alla non discriminazione. Quello che è accaduto alla coppia gay qui a Ricadi è un evento veramente spregevole perché la coppia voleva solamente passare dei giorni spensierati in questo nostro mare bellissimo di Ricadi e si è sentito dire che non poteva essere accolto perché aveva la colpa, io dico la colpa tra virgolette che non è una colpa, di essere gay. La cosa che mi ha disturbato pure molto qual è stata? Quella di aver abbinato il genere umano agli animali. Io amo gli animali, ho un gatto bellissimo che è più intelligente, io dico, di una persona. Però alla coppia gay è stato detto, mi dispiace, noi non accogliamo coppie gay e nemmeno animali. Ecco, questo è stata una cosa spregevole.
Noi dobbiamo capire che la Calabria è una terra bellissima, che con delle risorse naturali altrettanto bellissime, però forse poco sponsorizzate e valorizzate. Però al suo interno, come dicevano già prima altri che mi hanno preceduto, ha al suo interno anche risorse eccellenti. Quindi io credo che un'azione del genere nuocia solamente all'immagine della Calabria. Io non voglio più vedere, io ascolto quotidianamente tutti i TG e mi dà un grande fastidio ascoltare sempre cose negative sulla Calabria. Io credo che la Calabria, che in Calabria, così come nel resto del mondo, non si nasca omofobi, ma si diventa, perché è un fatto di cultura sbagliata. Io, forse anche perché sono una donna disabile, non amo i posti ghettizzati, cioè non penso che ci debbano essere le spiagge solamente per le persone gay oppure le spiagge solamente per i disabili. Devono essere spiagge aperte a tutti. Quindi non ci deve essere un turismo di genere. Io vorrei in questa occasione fare anche un invito alle coppie gay, perché vorrei invitare loro a denunciarsi, a dichiararsi, anche quei soggetti che magari occupano dei ruoli in società, nell'amministrazione, perché solo così si può eliminare quel senso di vergogna che loro stessi provano e si può anche condividere il sentimento, perché si tratta di amore. Io prediligo qualunque forma di amore, quello è un sentimento puro e infatti non amo che venga abbinato, in caso di violenza di genere, che si dica amore malato. Io credo che l'amore non può essere malato. L'amore è un sentimento nobile, quindi noi dobbiamo agevolare qualunque manifestazione di amore. Io faccio questo con la commissione quotidianamente, spero di farlo bene e quindi ringrazio ancora tutti voi per avermi dato questa occasione stamattina per poter dire qual è il mio pensiero a proposito di questo evento che è capitato a questa coppia gay, che è un evento che capita spesso, ve lo posso garantire, alle persone disabili. Io viaggio e ho avuto tanti problemi negli alberghi, quindi non solo negli alberghi, nelle scuole, all'università, quindi cerchiamo di eliminare in qualunque modo queste forme di discriminazione. Grazie. Grazie, grazie mille, grazie Cinzia. Grazie. E io in scaletta ho ecco, Antonietta Stumpo, Antonia, consigliera regionale di parità, l'accogliamo anche con un applauso, grazie, Antonia. E allora queste parità, insomma, ci sono, non ci sono? Allora, io vi ringrazio per l'invito. Il mio percorso, diciamo così, è già iniziato un mesetto fa circa. Abbiamo fatto questa iniziativa con l'Arcigay a Trebisacce. Paesaggio più o meno uguale, a me piace perché c'ha i sassi grandi, diciamo. Lo spettacolo è grandioso, ma anche da quelle parti non era da meno. Abbiamo fatto questo momento di attenzione a valle di quello che era successo qui a Ricadi. Ho scritto al prefetto, che saluto. Era appena stato nominato, per cui tanti auguri della nomina, diciamo così, fresca. Saluto tutte le autorità presenti. In quell'occasione noi abbiamo fatto un punto, e lo rifaccio oggi qua, dicendo che abbiamo un'esigenza. Io sono la consigliera di parità regionale, nomine ministeriale, per cui io non siedo nei banchi, diciamo così, del consiglio regionale, per intenderci, giusto per fare una precisazione di ciò che faccio. Però ritengo sia necessario oggi avere una legge contro l'omofobia, anche in Calabria. E questa cosa è così tanto importante, e mi ha spinto l'indomani mattina, ne abbiamo parlato con Lucio, gli ho detto, guarda, io lo faccio, poi vediamo cosa succede. Ho chiesto al Presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto,
di avviare un percorso per la convocazione di un consiglio regionale aperto, come si fa un po' nei consigli comunali, sindaco. Però insomma, noi non abbiamo nello statuto questa formula e gli ho detto troviamo una soluzione, perché questa cosa, cioè una legge contro l'omofobia, così come lo faccio con la legge contro la violenza di genere, così come lo faccio con la legge contro le discriminazioni sul lavoro o per la rappresentanza di genere, con Federica andremo tra un po' ad un altro convegno su questo, deve passare tra le persone che si occupano di queste cose. Cioè noi non possiamo andare là e calare dall'alto una norma, la norma va condivisa con le persone che hanno queste esigenze. E allora io ripropongo qui a Ricadi l'esigenza di un consiglio regionale aperto, poi si trovi la formula, diciamo così, perché possa essere lì depositata da tutte le organizzazioni a ciò interessate una norma che tuteli le persone. Tutela è una parola brutta, però diciamo così, è una necessaria affermazione. Noi usiamo la parola parità in termini di genere, ma che garantisca una pari opportunità a tutti quanti. Grazie. Grazie, grazie a lei. Beh, speriamo insomma che questo avvenga. Allora, adesso invito qui l'assessore regionale Federica Roccisano, che so che devono andare via insieme, giusto? Avete un altro... Fate le tournée. Sì, si è aggiunta anche l'onorevole Bruno Bossio, che ci raggiungerà anche lei poi nell'altra iniziativa, mi sa. Brevemente, io volevo veramente ringraziare e fare i complimenti per questa iniziativa. È già stato detto tantissimo e in particolare le parole dell'onorevole Mirabello mi convincono e le condivido in pieno. Perché c'è stato un moto d'orgoglio generale subito dopo la notizia. C'è stato lo sdegno, c'è stata la giusta indignazione, Cinzia, rispetto al dire noi calabresi non siamo così, ma immediatamente dopo c'è stato davvero il moto d'orgoglio di chi, appartenente alla comunità gay, lesbiche e quant'altro, o appartenente alla comunità della società e quindi di gente che crede nei diritti civili, come diceva Sua Eccellenza il prefetto, onora e crede nella Costituzione, ci siamo indignati talmente tanto che dopo alla fine abbiamo detto oh, ma i calabresi non sono mica questi, i calabresi sono tutt'altro. E la cosa più bella, e l'ha fatto notare benissimo Michele, è stata l'intrapresa e l'iniziativa degli imprenditori turistici, cioè aprire le porte alla normalità, alla civiltà e veramente alla comunità. Perché io lo dico sempre, basta andare a ritroso sull'etimologia delle parole. Noi spesso e volentieri parliamo di come vogliamo costruire una Calabria più inclusiva, perché in ci richiama a venire verso, ad unirci, e non a qualcosa di esclusivo, che deriva da ex, che non solo richiama all'allontanamento o alla presa di distanza, ma richiama anche a qualcosa che non c'era più. Perché l'esclusione, l'esclusione, come gli ex fidanzati o l'ex fidanzato o gli ex mariti, non ci sono più, non fanno più parte di noi e della nostra vita personale. Allo stesso modo io ritengo che l'esclusione non debba fare più parte di nessuna mente, di nessuna persona che intenda operare né in Calabria né in nessun'altra parte del mondo. Perché a noi la gente che taglia fuori gli altri non ci piace, a noi ci piace la gente che si siede intorno a un tavolo per ragionare, che fa delle iniziative per confrontarsi e che soprattutto intende costruire, non distruggere, costruire qualcosa di bello insieme. Veramente tanti complimenti a voi, buon lavoro per la giornata di oggi e noi vi seguiremo dai social perché Alessia è super attiva e quindi ci permetterà tramite Twitter e Facebook di seguirvi. Mi dispiace, lo dico anche a nome di Tonia e poi per l'onorevole Bruno Bossio quando poi andrà via lei, ma siamo a parlare di inclusione, di equità di genere in un'altra sede. Ciao onorevole giudice Andrea che è appena arrivato, buon lavoro a tutti. Grazie, grazie mille. Omofobi del mio stivale, iniziativa importante oggi qua in Calabria, proprio qua a Capo Vaticano, proprio dove è successo la brutta avventura dei due ragazzi gay. Sì, noi abbiamo voluto accogliere l'invito di chi ha stravolto l'evento negativo, cioè laddove c'era stata la chiusura, l'innalzamento di un muro e il dire no, voi qui non entrate, si è aperto il mondo, si è aperta la solidarietà da parte delle comunità locali, da parte dei sindaci e da parte degli imprenditori.
e penso che sia una cosa importante. Noi come Regione Calabria già da tempo stiamo lavorando per l'eguaglianza e l'inclusione, in particolare all'interno della legge per il diritto allo studio abbiamo finanziato dei percorsi a favore dell'educazione alle affettività, per far capire ai ragazzi sia cosa significa dire un sì o un no in amore e quindi contrastare la violenza di genere, ma anche contrastare gli stereotipi e soprattutto le discriminazioni rispetto alle preferenze sessuali, a partire principalmente dalle scuole dell'istituto comprensivo, quindi prima dell'elementare e delle scuole medie, per fare in modo che i ragazzi crescano con la consapevolezza che l'amore è sempre inclusione, l'amore non è mai barriere e soprattutto nessuno mai merita di essere escluso dalla propria comunità. Grazie assessore. Grazie a voi. Guido Longo, prefetto della provincia di Vibo, insomma iniziativa importantissima, si è aperto il mondo dopo il fatto che è successo ai due ragazzi gay. Insomma, nelle negatività poi stanno uscendo delle positività, si vede in questo convegno. Certo, certo, delle positività dell'atteggiamento del popolo calabrese, che è assolutamente contro ogni forma di discriminazione e soprattutto è favorevole all'accoglienza, che è importante. Sono stati presi dei provvedimenti anche al gestore che si è comportato in questo modo, però è servito anche l'apertura. Devo chiarire che non è l'autore di questo gesto un po' scriteriato, diciamo un po' scriteriato, non è un imprenditore, è un privato che affittava delle stanze della sua abitazione. Questo è importante chiarire. È importantissimo, quindi non c'è, diciamo, non nasce questo atteggiamento nell'ambito di un'attività imprenditoriale, assolutamente no. Ecco, gli imprenditori della provincia di Vibo sono ben lungi dall'assumere atteggiamenti simili. Noi abbiamo tanti problemi per quanto riguarda la disabilità, per chi ha problemi. Cosa sta facendo la provincia di Vibo, proprio perché è la zona più turistica della Calabria? Innanzitutto sono stati predisposti ed effettuati dei controlli per quanto riguarda la depurazione in modo da rispettare l'ambiente, e in questo abbiamo avuto anche un grosso aiuto da parte degli imprenditori, devo essere sincero. Sono stati con noi, non sono stati contro di noi. E poi abbiamo incentivato il controllo del territorio, perché è bene che chi venga in Calabria si senta assolutamente sicuro. Fernanda Gigliotti, sindaco di Nocera, omofobi dei miei stivali, presente anche lei, ha relato prima il suo intervento, insomma, fatto negativo che è successo qui a Ricadi, esce un grosso convegno. Cosa sta facendo il suo comune sulla disabilità e su tutte queste problematiche che ci sono? Ma intanto, per quanto mi riguarda, sono qui e sono felice di essere qui, e credo che la presenza di tante persone ha dato la risposta giusta a un'impostazione sbagliata, una risposta sbagliata di una persona che in qualche modo a casa sua pensava di poter fare quello che voleva, ma in realtà, avendo ricevuto dei finanziamenti pubblici per realizzare una casa vacanza, un B&B, dovrebbe rispettare la legge, e questo mi pare il primo punto. E la presenza di oggi, la nostra presenza oggi qui è, come ho già detto, è per tentare di vedere questo bicchiere mezzo pieno e non più mezzo vuoto. La Calabria finalmente non si nasconde, alle iniziative contro l'omofobia, contro la transomofobia c'erano al massimo 3 o 4 persone, oggi finalmente le istituzioni sono presenti, prefetti, parlamentari, consiglieri regionali, sindaci, cosa che qualche anno fa, a dire il vero, era un po' difficile. Cosa sto facendo io nel mio comune? Beh, io la mia storia politica nasce appunto all'interno delle associazioni di certi diritti, dell'associazione a difesa dei diritti degli omosessuali, ma anche di tutte le altre forme di associazioni discriminate nel mondo, nell'Italia in modo particolare, nel sud. E il sud è il punto in cui anche essere disabile, dove ormai ovunque non è più un elemento di discriminazione ma è superato con l'abbattimento delle barriere architettoniche,
qui anche avere un gesso al piede come il sindaco di Riccati diventa una impossibilità di andare oltre. Ecco, io come sindaco del mio comune, un comune in grave difficoltà economica, oltre ad avere instaurato immediatamente una grande apertura, una politica di grande apertura alle persone, a tutte le persone, alle famiglie, ai portatori di handicap, ai diritti degli animali, perché io non mi dispiace parlare di tutte le forme di vita, alle piante, quindi la tutela delle piante, degli animali, delle persone, di qualunque colore siano, di qualunque appartenenza, qualunque sia la loro tendenza sessuale o la loro affettività come viene esercitata. Quindi l'obiettivo che noi ci poniamo è quello di abbattere tutte le sovrastrutture mentali per prima e poi trovando i soldi anche quelle strutturali. Grazie sindaco. Grazie a voi e buon lavoro. Allora, sindaco di Riccati, sindaco Giulia Russo, insomma iniziativa veramente importante e nazionale oggi qua a Capo Vaticano, come sindaco di Riccati, protagonista di quel brutto fatto che è successo dei due ragazzi omosessuali, insomma importante, si vede la partecipazione della regione. Sì, questo è un evento importante, un segno, come ho già detto prima, di civismo, di solidarietà, di grande rispetto dei diritti civili, quindi un evento importante che dimostra che i calabresi ci sono, che la regione Calabria è presente e che diciamo lotta e lavora sul rispetto dei diritti civili. La presenza del consigliere Mirabello, ma soprattutto la presenza del prefetto, di sua eccellenza il prefetto per il comune di Riccati e per tutta diciamo, la Calabria è un segno importantissimo, perché rappresenta lo Stato e il governo, quindi la tutela dei diritti civili al massimo livello, credo. Ricordiamo una cosa importantissima, che il fatto che è successo, il fattaccio, lo chiamo io, non era opera di un imprenditore albergatore, bensì da una affittacamere, neanche residente a Riccati. Infatti non è un imprenditore turistico, è un cittadino non residente a Riccati, titolare di un'abitazione qua nella località di Santa Maria, che ha all'interno del proprio giardino una dépendance che affitta a turisti, insomma, nel periodo estivo, ma non è titolare di una licenza commerciale e quindi non può qualificarsi imprenditore turistico come tale. Certamente noi abbiamo ritenuto importante sottolineare, dissociarci da questo gesto, perché appunto rappresenta un episodio isolato e che non diciamo, si identifica con quello che è il pensiero dei cittadini di Riccati e di tutti i calabresi. Lei, sindaco, prima mentre parlava diceva: durante il mio mandato dovrò fare tante cose. Insomma, cosa ha fatto e cosa farà, e cosa che non c'è ancora per quanto riguarda la disabilità qui nel comune di Riccati? Dovremmo intanto, come ho già detto, abbattere tutte le barriere architettoniche per consentire un più agevole accesso alle spiagge, che in questo momento, devo essere sincera, purtroppo non c'è. Lo stesso deve avvenire all'interno delle scuole e di tutti i fabbricati pubblici che noi abbiamo. Già per esempio abbiamo realizzato a Santa Domenica di Riccati un museo che sarà aperto, spero, prima di Natale, e lì abbiamo non solo un ascensore ma tutte diciamo, la possibilità perché i portatori di handicap possano avere un accesso agevolato, e lo stesso dovremmo fare per tutto il resto. Insomma, ci sarà parecchio da lavorare, però ce la mettiamo. Io gli voglio fare i complimenti innanzitutto e un in bocca al lupo e poi auguri per l'infortunio che gli avrei rovinato l'estate. Fare il sindaco in gestato non sarà facile l'estate, proprio a Riccati. No, Riccati è difficilissimo, è un comune difficile da amministrare, poi in queste condizioni è ancora peggio, però non mi ferma diciamo un gesto. Una settimana sono stata costretta perché il medico me lo ha imposto, dopodiché non, anche con le stampelle, con tutte le difficoltà del caso, però vado avanti e devo continuare il mio mandato, insomma, soprattutto in questo periodo, perché non posso abbandonare gli altri assessori e i consiglieri che mi accompagnano in questa difficile amministrazione. Tanti auguri per quello che ha fatto e per quello che farà nel suo futuro. Grazie, grazie a voi e grazie a tutti i partecipanti e a tutti quelli che hanno organizzato questo evento, che rappresenta, lo ripeto, un evento importante per Riccati, ma per tutta la Calabria in genere e per l'Italia, visto diciamo l'importanza mediatica che ha avuto. Grazie. Prego. Grazie infine a ciascuno di voi che oggi è intervenuto a Riccati nell'ambito di questa manifestazione di importanza significativa, perché le grandi battaglie si combattono giorno per impegno, costanza e dedizione, puntando uniti ad un futuro in cui
Al centro di tutti ci sia l'essere umano in quanto tale e il suo diritto a vivere pienamente e liberamente la propria vita, nel rispetto delle differenti identità e manifestazioni di essere. Un saluto sincero a tutti voi, Gennaro ed Emanuele. Grazie, grazie Antonello. Hai letto questo messaggio, vieni qua, con grande emozione. Sì, è un periodo un po' particolare per noi nella comunità a Napoli, come ricordava anche con i due ragazzi, soprattutto la vicenda di Vincenzo Ruggero ci ha colpito profondamente perché era un amico. Si è sommato a questa azione di discriminazione e ad altre. In questo momento io ospito a casa mia due ragazzi cacciati da casa dai genitori dopo un'infanzia e un'adolescenza terribile perché non avevano altro posto dove stare. Quindi la risposta generosa della gente, la risposta vostra che ci rende uniti in un sud accogliente è importante, per cui credo che sia un momento importante. Io sono sempre stato qui da ragazzino a Tropea a villeggiare e questo non me lo sarei aspettato da ragazzo, una risposta del sud, del profondo sud. Quindi grazie, una provvida sventura avrebbe detto Manzoni, quella del pseudo imprenditore che ci ha concesso invece oggi di parlare di un sud accogliente. Grazie. Grazie, grazie Antonello. Adesso accolgo qui su questo spazio di questa terrazza bellissima il presidente della Banca Credito Cooperativa del Vibonese, Gennaro Davola, che dà anche lui il saluto a tutti quanti noi che siamo qui per questo evento. Prego, da questa parte. Allora, intanto mi scuso per il ritardo perché ho avuto un imprevisto, quindi non sono riuscito ad essere qua prima. A me dispiace di questo increscioso, diciamo, questa incresciosa vicenda che si è verificata, però come avete visto già subito le istituzioni, il sindaco hanno immediatamente in qualche maniera sono intervenuti per disallinearsi rispetto alla posizione dell'imprenditore turistico che purtroppo secondo me è caduto in un atteggiamento un attimino censurabile, anche perché oggi siamo ormai nel 2020 con l'evoluzione sotto tutti i punti di vista. Non debbono esistere questo tipo di cose, questo tipo di discriminazioni, soprattutto in un paese dove l'accoglienza rappresenta l'aspetto principale. Noi ricordiamo che la zona di Capovaticano raccoglie il 50% delle presenze turistiche che arrivano in tutta la regione Calabria, quindi sotto questo punto di vista è chiaro che è un paese che è stato sempre considerato il serbatoio turistico della Calabria, quindi penso che sia una realtà molto emancipata. Purtroppo è stato un episodio isolato ma con riferimento al quale ognuno ha preso le distanze, le istituzioni in primis. Io penso che oggi quello che deve esserci deve prevalere il senso morale, bisogna essere aperti a quelle che sono ormai le realtà, la cultura, e quindi non nella maniera più assoluta non possono più esistere al giorno di oggi queste vicende che tendono a discriminare, anche perché dobbiamo dire che ognuno di noi, voglio dire, nessuno è perfetto, ognuno di noi come Gesù Cristo ci ha fatti, noi ci dobbiamo accettare e poi soprattutto non si può andare verso la direzione di guardare come un'imperfezione, come fosse una anomalia, ormai praticamente situazioni come realtà omosessuali o altre situazioni di questo genere. La realtà che viviamo è questa, quindi ognuno di noi penso che ce la debba mettere tutta, anche perché purtroppo le realtà meridionali magari vivono dei retaggi ancora un attimino un po' più così legati a culture passate e quindi spesse volte con difficoltà riescono a staccarsi. Però penso che sia il momento di aprirsi e sono convinto che la nostra realtà è una realtà aperta, una realtà che in questo senso invece deve dare esempio di apertura, di ospitalità, perché è questo che oggi i nostri tempi richiedono. Io vi ringrazio, mi fa piacere che sia stata organizzata questa iniziativa, penso che questa iniziativa sia l'esempio di una presa di posizione forte rispetto ad atteggiamenti discriminatori
e penso che in questa direzione si deve continuare. Ringrazio, mi scuso nuovamente per il ritardo e voglio ringraziare tutti i presenti, anche perché ho visto l'elenco, sono arrivato in ritardo, non so chi ha parlato, comunque c'erano un po' tutte le istituzioni presenti e penso che questo sia un esempio forte ed importante. Vi ringrazio. Grazie Gennaro, al momento in cui hai detto nessuno è perfetto mi ha guardato proprio con un'aria come per dire no, scherzo. Allora, io adesso ho un messaggio, giusto? Da parte della senatrice Monica Cirinnà, che doveva essere presente qui, invece per vari motivi potete insomma ben capire che i senatori hanno molti impegni, e ha mandato un messaggio ed è presente con questo messaggio. Lei dice: la lotta alla discriminazione e il tema della diversità sono dei tratti caratteristici della società più avanzate. Riflettere sulla diversità e sull'inclusione è un esercizio democratico che solo le comunità sociali, che hanno una profonda coscienza del proprio ruolo, sono in grado di fare. Ne è prova positiva il vostro incontro odierno, per il quale mi complimento con tutti. In Italia, storicamente, è una riflessione relativamente recente che si può far risalire alla fine degli anni 60 del secolo scorso e alle istanze del movimento femminista, che portò sulla ribalta sociale e politica il tema dell'indipendenza della donna e delle parità di genere. Ma ci si è ben presto resi conto che temi come l'orientamento sessuale, la scelta religiosa o i convincimenti etici, piuttosto che la problematica della disabilità, erano tutti afferenti al concetto di eguaglianza, giustizia sociale e rispetto dell'individuo. Tutti elementi fondanti di ogni società concretamente e effettivamente democratica. Una riflessione che si è radicata nel tessuto sociale attraverso il mondo del lavoro, permeando infine anche i principi dell'organizzazione aziendale. Il mondo dell'impresa, nella sua accezione più nobile e, se vogliamo, etica, ha compreso e interpretato il suo ruolo di volano economico, ma anche di promozione sociale. La visione di sé delle aziende non soltanto come organizzazioni volte al profitto, ma anche come realtà sociali strutturate, ha portato il tema del superamento della diversità al centro dell'idea che la crescita imprenditoriale deve necessariamente passare anche dal riconoscimento e dalla tutela dei diritti dei singoli lavoratori. È su queste linee che è nata la figura del diversity manager, un ruolo ormai consolidato in tutte le grandi aziende italiane, ed è auspicabile che questa best practice venga adottata anche all'interno delle piccole e medie imprese di cui è ricco il nostro tessuto economico. La tutela dell'individuo e dei suoi diritti nella complessità delle società moderne è il più importante principio etico e di progresso che possiamo applicare. Sapere che quotidianamente vi sono persone che si occupano e preoccupano affinché questo valore trovi una sua concretezza, lavorando al superamento delle diversità, credo sia una garanzia per tutti coloro che guardano a una società più giusta. È la prova concreta che i diritti sono una ricchezza per lo sviluppo sociale e individuale, e la loro crescita porta con sé importanti elementi di prosperità economica. Con i migliori auguri di buon lavoro, la senatrice Monica Cirinnà, che ringraziamo ovviamente di questo messaggio. Vado avanti, giusto? Allora, io ho perso la mia scaletta, ma la ritrovo subito. Tanto resistiamo ancora un po', eh? Stiamo grondando tutti dal sudore. Ho perso la scaletta. Eccola qui. Allora, invito qui Maria Grazia Muri, presidentessa associazione Astarte e consigliera dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria, che accogliamo con un applauso. Buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno. Da ieri vicepresidente dell'Ordine, quindi diciamo che abbiamo un titolo in più. Buongiorno a tutti, voglio ringraziare tutti i presenti, le autorità presenti e poi soprattutto Alessia Bausone, nonché Massimo Arcangeli. Bene, faccio una breve premessa. Io ho avuto modo di conoscere Alessia durante un convegno tenutesi presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro contro la violenza sulle donne, perché praticamente è la tematica di cui ci occupiamo come associazione. Ovviamente chi ci conosce, ci occupiamo di violenza sulle donne, ma in realtà non è solo questo.
ci occupiamo di tutto ciò che riguarda appunto la rivendicazione dei diritti. Quindi ci è sembrato giusto essere qui, partecipare, manifestare il nostro disappunto rispetto a quello che è successo in questo posto. Sono felice di essere intervenuta in questo momento perché non condivido alcuni interventi precedenti. Intanto non mi sento affatto di ringraziare la persona che ha commesso questo atto discriminatorio. Per organizzare gli eventi come questi vanno organizzati a prescindere da tutto ciò che accade. E poi un altro disappunto è proprio su ciò che riguarda la parte culturale. Io credo che le discriminazioni, qualsiasi tipo di discriminazione, sia dovuta proprio ad un problema culturale. E quindi non è vero che va tutto bene, non è vero che siamo tutti bravi, che siamo il paese dell'accoglienza e via dicendo. È chiaro che non vogliamo assolutamente far parte di quella cerchia che compie appunto questi atti discriminatori, però purtroppo le cose vanno bene e vanno male. Essere presenti e manifestare dopo un evento del genere, sì, è vero, è positivo. Anche quando si manifesta contro la violenza sulle donne, quando ammazzano una donna, quando il presidente Oliveri organizza un evento in Calabria contro la violenza sulle donne, dove c'è stata dove ci sono state migliaia di persone, questo non vuol dire assolutamente nulla, tant'è vero che purtroppo gli episodi di violenza ci sono stati ugualmente. Quindi io credo che bisogna essere più concreti e più determinati. E quindi siccome siamo abituati a fare i fatti, io vi parlo come associazione, noi abbiamo creato un servizio, un progetto pilota qui in Calabria, e quando parlo di progetto pilota vuol dire che è unico in Italia. Noi soccorriamo le donne vittime di violenza affiancando le forze dell'ordine nel momento in cui avviene la violenza. Il progetto va avanti ormai da 5 anni ed è sostenuto con i fondi della Tavola Valdese. E sta avendo tanto successo. Noi abbiamo deciso di estendere il nostro progetto anche agli omosessuali. Quindi è giusto fare qualcosa di concreto, cioè non solo parlare. Credo che sia la prima volta, almeno io sono stata sollecitata da diversi gay a fare qualcosa su questa tematica, anche per ciò che riguarda ad esempio le case rifugio. Mi sembrava di aver capito, di aver sentito qualcuno che ha detto che stava ospitando in questo periodo una coppia gay rifiutata dai genitori. Bene, come esistono i rifugi contro la violenza sulle donne, forse sarebbe opportuno pensare anche a un'eventualità del genere. Anche se non dovrebbero essere utilizzate certe cose, però finché non cambia la cultura purtroppo bisogna pensare anche a questo. In merito alla cultura ben vengano gli eventi come questo, quindi la sensibilizzazione a partire dalle scuole, così come si fa in tutte le altre tutti gli altri tipi di discriminazioni, e soprattutto sulla formazione. Non ci scordiamo del ruolo degli insegnanti. Gli insegnanti, prima di essere tali, sono gli educatori dopo la famiglia. A volte i problemi subentrano in famiglia e quindi quando non è possibile risolverli dall'interno, è giusto che i primi educatori si accorgano che qualche problema non c'è, che il problema c'è, volevo dire. Bene, io sono estremamente emozionata, sono felice di essere in questo posto, probabilmente avrei tantissime altre cose da dire, ma in questo momento mi sfuggono, quindi vi ringrazio ancora e vi auguro un buon proseguimento. Grazie ma ragazza, tra l'altro è vero, cioè le cose cambiano se noi cambiamo, comunque se tutto parte veramente da noi, da ogni individuo, quindi ci dobbiamo veramente dare da fare tutti quanti. Grazie mille. Adesso c'è una variazione del programma. Io adesso chiamo qui l'onorevole Bruno Censore, che è un deputato. Cosa c'è scritto qui? Sì, deputato. Chiedo scusa, scrivono male. Mettiamoci qua. Buongiorno. Salve a tutti, buongiorno. Un ringraziamento agli organizzatori, ad Arcangelo, ad Alessia, ma anche un grazie all'amministrazione. Posso tenerlo io?
ma anche un grazie all'amministrazione di Ricadi, quindi al suo sindaco Giulia Russo, all'onorevole Mirabello e agli imprenditori turistici che subito, io appena ho letto la notizia all'Anzo ho chiamato, perché noi saluto Sua Eccellenza il Prefetto, la mia collega onorevole Bruna Bosio, tutte le altre autorità presenti. Io appena ho letto l'Anza, perché magari noi addetti al lavoro leggiamo subito l'Anza, ho chiamato il mio collega Mirabello, ma già c'era stata una risposta positiva da parte della comunità di Ricadi e questo, diciamo, mi ha confortato e mi ha rallegrato. Cosa dire sulla giornata di oggi? Allora, cosa dire? Intanto c'è una risposta positiva da parte della Calabria. La Calabria è una terra che soffre di un pregiudizio che c'è nel paese e che c'è altrove, ma la Calabria positiva c'è ed è tanta. Quasi tutti i suoi cittadini sono, diciamo, persone accoglienti, persone che non discriminano, persone, diciamo, che non fanno vessazioni, e quindi c'è stata una risposta giusta. La mia presenza qua come rappresentante del Parlamento è la presenza di chi ha votato la legge sulle unioni civili. Noi abbiamo votato la legge sulle unioni civili dando un segnale, più che dal punto di vista normativo, perché la legge sulle unioni civili ha innovato la legislazione sul diritto di famiglia, ma io quello che voglio sottolineare qua è che noi con questa legge, al di là dell'innovazione nel diritto, abbiamo riconosciuto dei diritti. Dei diritti che venivano negati nel nostro paese, che in altri paesi d'Europa erano già riconosciuti da tempo. E noi questa legge non l'abbiamo fatta perché, lo voglio dire, c'è stato un salto culturale, perché c'è stata, diciamo, una pressione da parte di altri stati europei, c'era un richiamo da parte della Corte Costituzionale. Erano trascorsi già 17 anni da quando c'era stato un'importante riunione in Francia, una riunione su pacche, dove tutti i paesi dovevano adeguare a delle normative che riguardavano i diritti civili, e noi l'abbiamo fatto con ritardo. E voglio sottolineare un elemento importante: il governo Renzi allora ha preteso la fiducia. Cioè, la fiducia ha avuto un significato, il fatto che questo era nell'agenda di governo, e quindi noi abbiamo votato nonostante l'astensione dei 5 Stelle. Io lo voglio dire, perché i 5 Stelle si proclamano, diciamo, innovatori, aperti, diciamo, ai cambiamenti, invece su una legge così importante si sono astenuti, si è astenuta, diciamo, gran parte della destra, perché sul nostro voto, sulla nostra fiducia è confluito anche il voto di qualcuno del centrodestra, di qualche, diciamo, deputata, ma il risultato che io ascrivo al governo è quello di aver dato, diciamo, al nostro paese non solo, diciamo, un riconoscimento a chi già viveva insieme giustamente, ma anche, diciamo, una tutela economica, una tutela per il futuro, quindi un salto culturale del nostro paese. E oggi, diciamo, e la legge, diciamo, induce anche a un cambiamento di mentalità. Cioè, io penso che nel paese andranno ad essere sempre più minoranza coloro che fanno queste vessazioni, queste discriminazioni. E non penso, poco fa qualcuno diceva che serve una legge contro l'omofobia. Ci può anche stare una legge contro l'omofobia, ma bisogna, secondo me, isolare chi commette questi atti. Noi in Calabria, con questa manifestazione, con tante altre che ci sono state, noi li abbiamo isolati, gli abbiamo detto che sono soli e che questa linea in Calabria, in Italia, non passa più. Quindi sono stati sconfitti da parte della sindaca Russo, da parte dell'onorevole Mirabello, da parte della Cogetur, da parte di tutte le presenze istituzionali che sono qua, da parte di Sua Eccellenza il Prefetto, che ringrazio per l'impronta positiva che sta dando a questa provincia in tema di contrasto alla criminalità, anche rispetto all'accoglienza che deve avere questa provincia, perché noi siamo un territorio che siamo stati migranti e sappiamo quali sacrifici hanno patito i nostri padri, i nostri mamma, e noi dobbiamo essere terra di accoglienza, quindi una Calabria che guarda al futuro. Quindi io non penso che serva una legge contro l'omofobia, ma perché questi comportamenti saranno isolati. L'abbiamo votato.
va bene, è un pensiero. È certo che i comportamenti vanno diciamo regolamentati, sanzionati, e quindi diciamo è importante, no? Però a volte sono i comportamenti delle persone, della comunità, che inducono a determinati comportamenti. Quindi io ritengo la giornata di oggi una giornata fortemente positiva, utile, una risposta contro chi fa discriminazione in un territorio, lo diceva prima la vicepresidente che mi ha preceduto. Noi non dobbiamo dire che tutto va bene sempre che c'è stata una... bisogna lavorare ancora, soprattutto in Calabria, perché vedete, quando si fa una manifestazione come questa, io lo voglio dire, in un territorio dove ci sono tante positività, ma anche dove c'è una forte presenza della criminalità, queste manifestazioni non piacciono nemmeno alla criminalità, perché la mafia è contraria, diciamo, e porta avanti una cultura omofobica e quindi è di razzismo. Quindi io ritengo per questo importante l'apertura che ha fatto l'amministrazione, un'apertura civile e democratica, di inclusione e di lotta al razzismo. Noi diciamo siamo su questa linea, ci abbiamo messo la faccia, lavoreremo ancora, perché c'è tanto e tanto ancora da lavorare, perché se questo episodio si è verificato o tanti altri si verificano, vuol dire che ci aspetta un duro lavoro affinché questi atti non abbiano più a ripetersi. Grazie. Grazie, grazie onorevole, e grazie mille. È bello stare qua, insomma, incontrarsi, ognuno con le proprie idee, insomma, è bello, è veramente bello poter esprimere anche i propri concetti, le proprie idee, ciò che uno ha da dire. Adesso c'è un momento di dibattito, giusto? E io guardo Alessia, no? Venga. No. Facciamo uno scambio di idee, va benissimo, siamo velocissimi. Lei si chiama, mi scusi? Enza Bruno Bossio, okay. non ci sono nella scaletta. No. Sì, cioè, sono io che sono un po' distratto, sto ancora pensando ad Angela Merkel. Prego. Scherzo. No, va bene, vi ringrazio, perché devo dire che la giornata di oggi, adesso il caldo è pesante, però lo spettacolo qui del mare è talmente bello che un po' ce lo fa dimenticare. Certo, non dobbiamo ringraziare chi, diciamo, ha fatto questo gesto, ma sicuramente dobbiamo cogliere questa, come è stato fatto, perché credo che non sia stato colto a caso il fatto che oggi ci si sta muovendo in questo modo, e soprattutto c'è stata tutta, diciamo, un'azione della stampa che, devo dire, fin dal primo momento ha distinto chi non aveva accolto è il territorio, perché questo territorio è sempre stato un territorio accogliente, è sempre stato un territorio che ha aperto sempre a tutti. Ci sono due dibattiti in corso? No, c'è un'intervista laggiù, ecco perché stanno parlando. Diciamo. Le vere novità quindi sono queste due. La prima, che non si ha più vergogna a denunciare. Perché prima invece ci si vergognava non solo di essere omosessuali e quindi diversi, ma ci si vergognava anche di denunciare, come prima ci si vergognava di denunciare le violenze sessuali. Oggi, per fortuna, abbiamo un mondo che è cresciuto anche grazie alla lotta delle donne, anche grazie alla lotta di chi non ha voluto sentirsi diverso, e oggi si denuncia. E questo è il primo fatto importante. Nel momento in cui si denuncia puntualmente, si distingue, perché sono le denunce generiche che non consentono di distinguere e di fare la differenza. Io, per esempio, faccio una battaglia mia personale contro la parola "la politica fa tutta schifo". Ci sono i diversi soggetti politici, come ci sono i diversi medici, come ci sono i diversi professionisti. Quindi c'è una differenza che va fatta, portata avanti anche nelle denunce. C'è stato un personaggio, evidentemente tra l'altro nemmeno un imprenditore, che ha fatto un gesto sbagliato. Questo gesto sbagliato, scorretto, è stato denunciato in un mondo in cui ancora non abbiamo raggiunto dei risultati, ma che sicuramente è andato molto avanti. Per questo io penso che invece la legge
contro l'omofobia vada approvata, e tra l'altro l'abbiamo già approvato alla Camera, nel senso che l'abbiamo approvata addirittura a settembre 2013, quindi nemmeno a 6 mesi dalla elezione, dalla diciamo nascita di questa legislatura, che invece ormai sta volgendo alla fine. E io, non per fare anche qui propaganda politica, ma per sottolineare una comunicazione che spesso invece è invasa dalle fake news, questa legislatura è stata la legislatura più importante sulle questioni dei diritti civili. Non solo abbiamo appunto approvato la legge sulle unioni civili, abbiamo approvato la legge contro il cyberbullismo, è in discussione, in via d'approvazione, una legge sull'educazione di genere, abbiamo approvato come primissimo atto l'adesione dell'Italia alla Convenzione di Istanbul, stiamo andando avanti su tutta una serie di iniziative appunto che combattano sia la violenza di genere sia, diciamo, le discriminazioni. Quindi io penso che questa manifestazione di oggi si mette dentro questa linea positiva. Abbiamo un mondo anche meridionale, io direi forse soprattutto meridionale, che non fa di tutte le erbe un fascio, che distingue sostanzialmente e denuncia le cose che vanno denunciate e valorizza le cose positive. Io trasmetto in diretta via Facebook, perché i social servono, se devono veramente comunicare delle cose importanti, la lettera che ha letto, diciamo, l'amico Antonello, perché credo che questa sia la strada sulla quale anche poi la politica può lavorare. Spesso ci sentiamo soli dentro quell'aula e, per esempio, ci sentiamo soli soprattutto come meridionali. Anche qui all'inizio della legislatura sembrava che essere meridionale fosse una colpa. Oggi invece abbiamo un riconoscimento del Mezzogiorno e anche della Calabria, che in questi 4 anni ci siamo anche conquistati. Quindi io credo continuiamo su questa strada lavorando insieme, la buona politica, le associazioni, ma soprattutto i cittadini che vogliono, diciamo, sempre di più dimostrare che siamo un paese e anche una regione che non discrimina, che accoglie e che fa le differenze, nel senso che la differenza diventa un valore. Grazie, grazie mille. Enza Bruno Bossio, insomma, deputata del PD, insomma, la politica devo dire che è presente e anche molto combattiva. Dopo l'evento brutto che è successo ai 2 ragazzi omosessuali, queste manifestazioni servono, finalmente si sono mossi tutti. Sì, devo dire che io ho accettato con grande piacere e interesse la manifestazione di oggi e parteciparvi, perché il giorno che ho letto questa notizia è stato veramente incredibile. Tra l'altro noi abbiamo anche partecipato anche al Gay Pride a Cosenza, perché penso che, per quanto questa nostra società sia cresciuta anche grazie alle denunce fatte dalle donne sulla violenza sessuale o dagli omosessuali sulla, diciamo così, discriminazioni, penso che bisogna continuare a parlarne, bisogna anche che ci siano delle leggi che puniscano di più alcune situazioni, anche se, come è stato detto giustamente, in questo caso la legge c'è già, ma quando vengono, diciamo, fatte ingiurie oppure anche violenze nei confronti degli omosessuali, bisogna che in quel caso ci siano anche delle punizioni. Ma la cosa più importante è la crescita culturale. Iniziative come quella di oggi servono anche a far crescere culturalmente i cittadini. Grazie. Grazie. Insomma, Antonello Sannino, presidente Arci Gay Napoli. Perché Antonello? Perché Antonelli, i ragazzi che hanno denunciato il fatto successo con i Ricati sono napoletani e hanno denunciato in prima persona a te l'accaduta. Tu l'hai divulgato a livello nazionale, insomma, hai letto una loro lettera, diciamo, durante il convegno. Insomma, sta cambiando qualcosa? Beh, sì, sta innanzitutto emergendo quello che in passato è sempre esistito e che oggi finalmente, con un'emancipazione più forte della comunità LGBT, finalmente i ragazzi hanno il coraggio di denunciare. Napoli in questo momento è la città italiana che vede il maggior incremento di denunce di casi di aggressione ai danni delle persone LGBT. Non è che Napoli si sia scoperta omofoba, oggi probabilmente, forse anche per la sua cultura, è una città anche estremamente accogliente, ma oggi finalmente i ragazzi sono consapevoli dei propri diritti.
avanti. Cioè, due ragazzi che oggi si tengono per mano e vengono presi in giro oppure vengono discriminati, sanno che loro sono nella ragione e gli altri sono nel torto, per cui si rivolgono alle associazioni, alle autorità, alle forze dell'ordine per far rivalere i propri diritti. Questo non accadeva prima. E tuttora l'omofobia interiorizzata delle persone più adulte è visibile nella nostra società. Cioè, quando vengono due persone sopra i 40 anni che sono state vittime di aggressione perché magari erano in strada in atteggiamento più intimo, loro dicono: beh, probabilmente noi abbiamo provocato quella reazione, interiorizzando quell'omofobia che è figlia di una cultura di 2000 anni di discriminazione ai danni della nostra comunità. Però i giovani no, i giovani hanno la consapevolezza dei propri diritti e finalmente denuncia. La legge dovrebbe essere un po' più pesante sulla discriminazione. Si dovrebbe fare qualcosa in più. Allora, è un processo soprattutto di livello culturale. Le leggi sono fondamentali. Io porto a dito la fede di un che testimonia della mia unione civile, che è una legge importantissima da questo punto di vista, perché dà la consapevolezza e la forza di un diritto di uguaglianza da parte delle persone LGBT. Certo, la strada è ancora lunga, ma è un livello culturale soprattutto da poter in qualche modo fare entrare nella società civile. Bisogna entrare nelle scuole, nelle famiglie. La legge è importante, però è importante soprattutto far crescere il livello culturale del paese. Grazie. Grazie a voi. Alcune regioni italiane, come la Toscana nel 2004, l'Emilia-Romagna nel 2005, ad esempio, sono dotate di strumenti normativi che combattono proprio l'omofobia. Certo. Da quale regione, secondo lei, secondo te, anzi, la Calabria dovrebbe prendere esempio? Guarda, io non sono d'accordo con Francesca Di Muzio, che lei dice che la legge umbra è la legge un po' baluardo, va benissimo, un'ottima legge, ma il mio punto di riferimento culturale su queste tematiche è innanzitutto la legge toscana, semplicemente perché è stata la prima ed è stata oggetto di una sentenza della Corte Costituzionale che ci riguarda anche, perché riguarda anche gli albergatori, adesso ti dico. Ma quella a cui io darei la priorità per fare scuola anche in Calabria è la legge regionale del Piemonte, perché la legge piemontese prima di tutto è anche la legge che ha messo sul tavolo per queste politiche più soldi, quindi 450.000 euro per la lotta alle discriminazioni, 150.000 euro come fondo per il gratuito patrocinio legale delle vittime di discriminazione derivante da omofobia o da identità di genere. La legge della Toscana è stata la prima con un linguaggio magari oggi non più attuale, ma è stato oggetto di un ricorso del governo Berlusconi dell'epoca, che voleva cassare in toto questa legge dicendo che esautorava lo Stato delle proprie competenze. È stata dichiarata sì incostituzionale, ma in parte, non totalmente, e una parte riguardava una norma che è stata purtroppo dichiarata incostituzionale su il divieto di discriminazione nell'accesso ai servizi anche turistici, anche imprenditoriali, no? Questo perché? Non perché non è giusto vietare discriminazioni in questo settore, ma perché è competenza esclusiva dello Stato, perché riguarda le offerte pubbliche di acquisto, riguarda il diritto privato, che è competenza esclusiva dello Stato e non delle regioni. Questo perché vuol dire che le istituzioni, i nostri politici che sono stati qua oggi e che adesso magari non vedo, ma beccherò sicuramente anche telefonicamente, dovrebbero attivarsi a depositare, magari a fare insieme a noi, un disegno di legge nazionale per prevenire questi fenomeni, perché l'ha detto la Corte Costituzionale, è competenza esclusiva dello Stato. Le regioni possono fare un'altra cosa e i colleghi sicuramente entreranno nel merito. Grazie. Grazie, grazie Alessia Bausone. Ora io andrei avanti con le signore, ho qui con me Laura Amodeo, vorrei un suo parere sull'aspetto, dato che lei è una psicologa, psicoterapeuta e anche criminologa, e un po' l'aspetto psicologico, ecco, di questo fenomeno del 2017, insomma, dell'omofobia. Innanzitutto buongiorno a tutti. Io da quando ho ricevuto la telefonata da Massimo che mi ha invitato a partecipare a questo evento, ho riflettuto e ragionato molto. Ho riflettuto partendo dalla mia esperienza professionale,
da quello che spesso e volentieri accolgo in studio, da quello che spesso e volentieri accolgo quando vado a fare gli interventi nelle scuole per quanto riguarda il bullismo e il cyberbullismo. La parte psicologica, io credo che si abbina molto al concetto di ignoranza. Perché? Perché quando noi non conosciamo un qualcosa, ne abbiamo paura. Il non conoscere una realtà, il non conoscere la disabilità, il non conoscere le culture musulmane, no? Perché provoca un'avversione, provoca tipo, vero? Esattamente, provoca un'avversione. Il non conoscere l'omosessualità, che cos'è l'omosessualità, che fondamentalmente è una parte normale, cioè ogni persona ha diritto di amare, di stabilire le relazioni, nella di vivere la propria sessualità nella maniera che più preferisce. Esatto. E allora quando non si conosce si crea la paura. Infatti ultimamente a una persona insomma che mi chiedeva il punto di vista, io facevo l'esempio del lancio col bungee jumping, ho detto io se a te vengono e ti chiedono di lanciarti al bungee jumping, la tua prima risposta è ho paura, perché non conosci, perché non hai avuto esperienza, perché non dimentichiamo appunto io come criminologa mi occupo spesso e volentieri, ho fatto anche una tesi sul bullismo, che tante volte viene anche, avviene questo fenomeno anche a causa della diversità, chiamiamola così, che poi diversità che poi non è. Credo che magari si manifesti in famiglia questa paura, cioè di svelare sì. Al proprio genitore perché non si conosce, perché non se ne parla, perché non si capisce, perché magari se passeggiamo nelle strade del sud si vede più difficilmente due persone esatto. Mano nella mano, come alla fine anche l'esempio, faccio un esempio esterno, anche il tatuaggio. Se noi andiamo a Milano, io passeggio magari per le strade di Milano, sono un extraterrestre perché non ho tatuaggi, cioè i piccoli tatuaggi che sono nascosti. Alla pelle nuda. Se viene il milanese in Calabria e fa la passeggiata, viene visto come l'extraterrestre perché va... Io sono milanese comunque. Ok. Perché anzi, viene visto addirittura, azzarderei, come poco di buono. Sì, proprio subito nasce. Quindi ci vogliono molto di più questi eventi, molte più manifestazioni, il parlare, perché aiuta a far capire che alla fine è la normalità. E io credo che anche normale. A scuola bisognerebbe... Esattamente, vero? Infatti stavo dicendo anche questo, ma soprattutto anche a scuola. Perché i ragazzi sono, soprattutto nell'adolescenza, sono in formazione. È un'età delicata, è un'età difficile e dove entrano in confusione. Purtroppo ad oggi le famiglie sono sempre meno presenti, sempre più impegnate, sempre più occupate. E purtroppo oggi, rispetto a quando magari ero io adolescente più di 20 anni fa, si parla di meno di sessualità. E allora i ragazzini arrivano confusi, io spesso e volentieri in studio, come nelle scuole, ho molti adolescenti che mi pongono proprio questa domanda, mi chiedono che cos'è l'eterosessualità, che cos'è l'omosessualità, anche loro stessi hanno confusione. Certo. E allora partire anche attraverso magari dei consultori, partire dall'ABC, spiegare, raccontarsi, dare la possibilità di ascolto e anche dare una possibilità a chi magari in un periodo delicato è in confusione, ha bisogno di aiutarsi a fare chiarezza dentro se stesso e aiutarlo anche a fare outing in questi casi aiuta tantissimo, ma aiuta anche gli altri certo. A iniziare a schernirlo di meno, a iniziare a prenderlo in giro. Purtroppo ci sono dei fatti di cronaca anche gravi, di violenze sessuali di gruppo nei confronti del ragazzo. Quindi un lavoro che vada ad aumentare la propria autostima. Esattamente. Quindi pensare che io non sono diverso da chi poi. Esattamente. Questo è un lavoro molto molto importante, si deve partire dall'ABC, dalle scuole, si deve partire dalle famiglie, si deve partire anche dalle associazioni cattoliche se si può, perché alla fine non tutti i calabresi sono razzisti, non tutti i cristiani sono razzisti, io sono una persona eterosessuale, sono una persona cattolica praticante e fin dall'infanzia mi è stato raccontato e mi è stato insegnato che cos'è la diversità della pelle, la diversità sessuale, non solo dai preti e dalle suore che mi hanno cresciuto e formato, ma anche dai dal genitori contorno, certo, e quindi familiare. Sarebbe bello che un domani tutti i giovani di oggi possano essere anche nel ruolo
come sono io adesso, a parlare e essere qui pronti ad aiutare l'altro e tendere la mano per l'altro. Grazie. Scusate, la voce sta scendendo. Grazie mille alla nostra Laura Amodeo. Prego. E ora vado avanti con Giuseppe Giudice Andrea. Prego, da questa parte. Ciao a tutti. Consigliere regionale, sì. Presidente del gruppo consiliare Democratici Progressisti. Sì. Ha presentato, ha presentato e fatto approvare la legge regionale sui medici non obiettori, sì, nelle strutture pubbliche. Sì. Ha sfilato e anche quindi sostenuto il Pride, sì, di Cosenza a luglio, e adesso è firmatario della legge regionale contro le discriminazioni derivanti dall'orientamento sessuale, sì, e identità di genere. Ecco, dopo questa presentazione io credo che il nostro consigliere sia l'incubo, no, degli omofobi. Se è successo qualche attacco l'abbiamo ricevuto. Infatti la mia domanda è questa. Appena depositata questa proposta di legge contro le discriminazioni sono scoppiate polemiche. Sì, un po' di polemiche sul web soprattutto, qualche giornale. Niente di che. Noi abbiamo, infatti chi l'attacca parla di legge inutile e costosa. Sì. Legge inutile e costosa per due motivi, perché ritengono che sia una legge inutile in quanto la Calabria è terra d'accoglienza e non ha bisogno di una legge che in qualche modo si occupa del problema dell'omofobia, e costosa perché abbiamo messo mano ad un bilancio plurimiliardario di una regione con meno di 150.000 euro in 3 anni, che è veramente una goccia nel mare. A differenza della legge dell'Umbria, il mio capostruttura, poi sarà lui dal punto di vista tecnico ad illustrarvi la norma in maniera più precisa, noi abbiamo pensato non di fare una norma come la immaginavano i nostri avversari, chiamiamoli così, cioè una norma che prevedesse delle norme cogenti di punizione nei confronti di chi assume un atteggiamento omofobo, ma abbiamo voluto fare una norma che avesse le sue appendici fondamentali nell'assessorato alla cultura, perché riteniamo che il problema sia di subcultura. E nella nostra regione, per quanto ci vogliamo dire accoglienti, la subcultura è maggiormente presente che nelle regioni del centro-nord. Poi è vero che è una regione accogliente, dove per carità di Dio l'emblema del piccolo albergatore o piccolo uomo di Ricadi, che ha fatto quello che ha fatto, è una goccia nel mare. Poi abbiamo un'accoglienza a 360 gradi, però ci nascondiamo dietro ad un dito se non pensiamo a quello che abbiamo vissuto e fatto vivere a tutte quante le persone che avessero anche solo un atteggiamento, non un orientamento sessuale differente, quando eravamo a scuola piuttosto che nella vita di tutti i giorni. Allora questa cosa va combattuta e riteniamo che la parte di lotta debba essere fatta attraverso questi soldini che noi andiamo a dare alle associazioni che ne facciano richiesta per poter promuovere attività come questa, soprattutto però non parlandoci fra di noi, perché io sono convinto che qui dentro non c'è nessuno che sia contrario a quello che dico io. Dobbiamo andare nelle scuole, dobbiamo andare nelle piazze, dobbiamo andare nelle televisioni, dobbiamo andare ad avere la possibilità di poter andare interventi sui giornali, presso tutti interventi su tutte quante le centrali educative a partire dalla primissima infanzia. L'attacco è successo proprio per questo, perché si parla di questa fantomatica teoria gender, c'è questo terrore del Mau Mau, Sciochimi, che poi qualunque idiota scrive su Facebook la prima fesseria, sì, che gli viene in mente, ormai diventa pervasiva. Notizie. Anche su quello potremmo essere minimamente utili, perché la legge adesso è stata depositata nella terza commissione Sanità e Cultura. Avevo visto il presidente della commissione, che è Michele Mirabello, il collega Michele Mirabello, che è fra i cofirmatari della norma, e alla commissione passerà sicuramente, così come non avremo difficoltà a farla passare nella commissione bilancio. La legge passerà e sarà votata da questo Consiglio regionale. Noi dobbiamo segnarci un numero, il 251/10. La decima legislatura regionale della Calabria è quella che ha visto approvare nell'ordine una norma che prevedeva il riconoscimento nei LEA dei, anche se non potevamo farlo, era il riconoscimento soltanto della incidenza sociale dell'endometriosi, che c'entra poco con l'omofobia, ma è stata una battaglia che è stata realizzata perché poi a livello nazionale si facesse una norma
proveniente da tutte quante le regioni, una norma di carattere nazionale che inserisse i farmaci di base per le donne che soffrivano, certo, di questo tipo di malattia. Abbiamo approvato una norma in Calabria, sempre in questa legislatura e non in quella precedente, abbiamo approvato una norma che prevede non l'eliminazione fisica dei medici obiettori dai consultori o dai reparti di ginecologia. Certo. Noi abbiamo detto che esiste una legge dello Stato e va rispettata. Se a Crotone nel 2016 non è stato praticato nessun aborto, nessuna interruzione volontaria di gravidanza, c'è un problema. Se a Crotone nessuna delle 120.000 persone residenti, o meglio delle 60.000 donne residenti, ha deciso in quell'anno di interrompere una gravidanza, né a Rossano, né a Castrovillari, né altrove, né in nessuna delle strutture pubbliche, vuol dire che il problema c'è, siamo ritornati a Crotone alle mammare. E allora, per risolvere questo problema, abbiamo dovuto fare una norma che imponesse alla regione, al Dipartimento Sanità, di fare l'elenco dei medici obiettori e non obiettori, e dove quelli obiettori erano superiori di numero, addirittura non c'erano medici non obiettori, di fare un concorso per inserirli. Abbiamo dovuto superare i gangli del commissariamento, abbiamo fatto una forzatura enorme, l'abbiamo potuta fare soltanto perché il presidente Oliveri e la giunta di centrosinistra si è impuntata nella realizzazione di queste, perché le resistenze che ha fatto per esempio l'ex consigliere Mangialavori su quella e anche su questa norma sono fortissime, sono state forti, ed è un consigliere di questo territorio, era un consigliere di questo territorio. È cambiata la musica ed è sono convinto che noi approveremo questo, che è un sasso nello stagno, 130.000 euro in 3 anni per educare una popolazione giovanile alla non omofobia, mi sembra davvero prenderci in giro, però è un piccolo passo che dà ad alcuni deputati della nostra nazione, che qualche mese fa ci dicevano che non bisognava approvare una norma sul soccorso alpino perché in Calabria non c'erano le Alpi, ma magari quelli del soccorso alpino calabresi sono fatti una grassa risata e continuavano, certo, a salvare vite umane sul Pollino e sull'Asila e nelle gole del Raganello, e ci dicevano che questa legge regionale era assolutamente inutile. Io ritengo che i sassi nello stagno, gli esempi, soprattutto quando vengono da regioni come la nostra, quando vengono da regioni dove l'omofobia è radicata, ecco, radicata nella cultura. È importante proprio parlare, approvare, riuscire ad approvare una legge che vada, diciamo, a rifare un po' la misura dell'importanza, lo sai da dove la capisci? Dagli attacchi esacerbati che abbiamo ricevuto sul web da parte di Manif Purtus o da parte di questa associazione che in qualche modo, lì quando li vedi accaniti vuol dire che sei sulla strada giusta e la percorreremo fino in fondo. Grazie al nostro consigliere. E ora infine farei intervenire Maurizio Alfano. Un'inversione di ruoli di genere, perché ecco, io con la mia altezza non scavalco la telecamera, quindi. Maurizio Alfano è impegnato nella lotta contro ogni forma di discriminazione, anche nella regione Calabria, è autore di opere, di libri come Razzismo migrante e Strutture clandestine, la genesi di migranti briganti, oppure anche I Rom, la razza ultima, prigionieri di identità presunte. Quindi libri molto forti, si tratta di argomenti molto molto forti. Cosa significa scrivere di questi temi? Scrivere di questi temi significa che ci riporta anche al centro delle discussioni di cosa stiamo affrontando oggi. Faccio soltanto un piccolo passo indietro, perché non vorrei che passasse, come dire, il messaggio, che io posso anche capire, di derubricare un singolo atto che è successo in un singolo paese della Calabria, in un singolo paese del sud o d'Italia o dell'Europa, come un fatto che poi è stato, come dire, superato e sommerso dalle solidarietà. Perché se noi derubrichiamo e pensiamo che questo è un singolo atto così come è stato, ma abbiamo, come dire, quella incapacità di leggere che cosa sta accadendo nel territorio regionale o nazionale, perdiamo di vista quello che sta accadendo. Ed sono i motivi per cui io ho scritto. Allora, nello stesso momento in cui è successo il brutto fatto che ha visto questo territorio essere interessato, ci sono stati stranieri che sono stati rifiutati negli alberghi in Italia. È successo in Puglia così come è successo al nord. Ci sono stati italo-cubani addirittura che, scambiati solo per il colore della pelle, ma indipendentemente dal colore della pelle, ma voglio dire, quando poi le forme di razzismo superano, o le discriminazioni superano qualsiasi tipo di barriera, cioè si diventa, che è ti anticipo il titolo del nuovo libro, razzisti a prescindere, cioè noi, voglio dire, incominciamo a discriminare a prescindere, per cui
Parlare di questi temi significa mettere al centro delle osservazioni, degli studi, ma anche poi delle riflessioni a chi legge, che c'è una società che sta cambiando. Non è la Calabria o il territorio calabrese che ci richiamava prima la sindaca degli anni 60, che era una Calabria che si apriva e che aveva anche modelli e stili di accoglienza, ma anche di vita, come dire, all'avanguardia rispetto allo stesso territorio europeo. Adesso è all'interno del territorio europeo, ci sono spinte nazionalistiche, ci sono spinte xenofobe in tutto, in lungo e in largo, ci sono anche in Italia, ci sono anche in Calabria. Per cui, voglio dire, evitiamo di correre il rischio di derubricare. Allora, perché abbiamo, come diceva Giuseppe Giudice Andrea, perché poi, insomma, su questi temi si marca anche la differenza. C'è chi, come dire, predilige un certo tipo di impegno nella politica e chi magari altro, perché anche la politica è uno strumento di discriminazione, no? Nel momento in cui magari agisce il suo potere in maniera discriminante anche nelle intelligenze da riconoscere sul territorio e valorizzare, per intenderci. Ma noi che cosa stiamo cercando di fare? Dare a questa Calabria uno sfogo che possa, come dire, risultare alla fine della legislatura un fatto di riconoscenza verso tutte quelle associazioni, verso tutti quegli uomini e donne che lavorano quotidianamente, molto più di me, e io ci lavoro 24 ore al giorno su questi temi, sull'impegno che fanno, perché lavorare su una legge, sulla corretta applicazione della legge 194, sull'endometrosi, sul registro tumori, è depositata questa sul contrasto sull'omofobia e sulle violenze di genere, c'è una legge che cerca di prendere anche in cura e in carico, attenzione, i familiari dei malati terminali, e quindi c'è sulle malattie rare progressive, oltre, come dire, a quella sensibilità di dire che i malati che sono in cure terminali devono avere un certo grado di assistenza sanitaria. Ma chi si prende cura anche di quei familiari che dovranno fare anche una scelta di vita, uno dei due magari lasciare un posto di lavoro perché devono assistere il proprio malato in un caso? Quindi vuol dire, stiamo cercando di marcare un territorio sulla conquista dei diritti civili, che non sono scontati. Ancora oggi, nel 2017, infatti, non abbiamo la tutela effettiva dei diritti civili. Cioè, qualcosa che ha del medioevo proprio. C'è un cortocircuito di fatto, perché se abbiamo la necessità di fare queste manifestazioni, significa che il cortocircuito c'è, ma questa manifestazione, voglio dire, deve essere, aprirsi a un mondo altro. Vedete, lo diceva bene prima Giuseppe. Io, quando mi chiamano per alcune presentazioni di libro, tu le hai citate, quindi non voglio essere autoreferenziale, ma Adele, che è lì di fronte a me, lo sa, sono andata anche in luoghi che sapevo ostili all'inizio, perché se io parlo soltanto a me stesso, cioè voglio dire, non riesco a cambiare nulla. Devo anche, come dire, accettare la sfida e l'incognita dell'incontro e confrontarmi e cercare di mettere in discussione, perché come si diceva prima, la discriminazione, il razzismo è sinonimo di ignoranza, cioè l'ignorare alcune situazioni che oggi... Si rimane chiusi nella propria mentalità, nel proprio pensiero, non voglio conoscere cosa pensi tu, cosa sei tu. A prescindere, e questo è la grande... ma questo è sinonimo di ignoranza, ignorare, ma anche di grande paura, perché confrontarsi rispetto agli altri e magari anche poter risultare in quel caso inferiore all'altro, perché noi pensiamo che tutti i ragazzi che sbarcano qui, per esempio, che è il tema che mi interessa, dei migranti, siano tutti che stanno morendo di fame senza titolo di studio, e se poi invece abbiamo quell'accortezza di fermarci, parlarci e conoscerli, magari sappiamo che sono figli di funzionari che sono dovuti correre via perché perseguitati in nome di una dittatura, e magari sono anche plurilaureati, sì. Questo ci mette, come dire, in condizione di dire, ma io sono inferiore a queste persone, e partono, certo, le barriere di difesa che sono razziali, omofobe e di qualsiasi altro tipo di discriminazione. Grazie. Ringrazio i miei ospiti di questo breve dibattito. Ringrazio anche chi sta lavorando per far sì, quindi, ognuno nel proprio ambito, che nessuno si senta escluso o inaccettato da questa nostra società. Grazie a tutti. Grazie Ilaria. Continuiamo pochissimo ancora, andiamo velocissimamente. Dunque, ti presenta Annalita Castellani, sei una giornalista della Gazzetta del Sud. Dici due parole, dai. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a questa importante manifestazione che mi dispiace che, insomma, anche per motivi vari sia poco, diciamo, con poco pubblico, però vabbè. Cerchiamo di riprendere un pochettino il filo del discorso, perché penso che Capo Vaticano, è stato detto ampiamente, oggi ha la possibilità di fare una cosa, di incentrare il problema, che è quello ovviamente che non ci stiamo assolutamente a discriminare
né chi diciamo, ha un proprio orientamento sessuale, né chi diciamo, vuole, come dire, chiedo scusa, sono un po' emozionata. Cioè, nel senso, siamo qui ovviamente per dire, siamo aperti a qualunque tipo di turismo, a qualunque tipo di forma di accoglienza. La Calabria lo è sempre stata, Capo Vaticano è stata la prima realtà calabrese a manifestare questa forma di apertura. Stiamo parlando di un turismo degli anni 80, dagli anni 80 a questa parte ci sono state un sacco di manifestazioni anche aperte, prima ancora di questo evento, e quindi penso sia una località che non ha, diciamo, la pretesa di affermare qual è il suo passato. No, Capo Vaticano è questa, accoglie. Noi calabresi siamo fatti così, siamo aperti, e certo ci dà fastidio quando qualcuno vuole mettere i bastoni contro a quello che è oramai, diciamo, il progresso, ma in realtà per noi non lo è mai stato. Quindi combattiamo questa ignoranza. Combattiamo questa ignoranza, perché qui non si parla di essere all'avanguardia, qua si tratta di essere normali, cioè di aver sempre fatto del turismo inclusivo, ma senza mai, diciamo, avere il pensiero negativo di dire no, noi facciamo un certo tipo di turismo, poi vabbè, cambiano i tempi, ci diamo un pochettino un tono, siamo anche noi alla moda. Non è una questione di moda, anzi purtroppo ha fatto moda questo signore qua, credeva magari secondo però, me però, di... però insomma questo nostro incontro ha il significato anche di comunque andare oltre certe barriere. Vogliamo invitare qua gli ospiti, quelli che sono rimasti? Sì. Allora, noi avevamo come primo ospite il collegamento Skype con Luciano Cozzolino e Maurizio Caputo, che praticamente è la prima coppia che ha deciso di sposarsi qui a Ricadi. Hanno tenuto la loro unione civile. E se la regia mi può dare un cenno se c'è il collegamento, non c'è con loro. Ma lo facciamo più tardi, se possiamo farlo nel pomeriggio, magari riusciamo anche a vederlo meglio, perché vedo che mi dicono di no, giusto? Comunque, no. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo loro avanti. Comunque avevano già espresso la loro vicinanza, il loro pensiero quando c'è stato quel fatto di Casa Ciufo. E, semplicemente loro hanno detto questo, cioè noi abbiamo scelto Ricadi perché è sempre stato un territorio inclusivo, non ci sono mai state barriere, mai ostruzioni né niente, quindi poteva essere un luogo come un altro, per carità, però... hanno scelto questo posto, la sindaca ha modificato il regolamento, ha concesso questa cosa, quindi diciamo, ecco, amministrativamente parlando è stato compiuto un passo in più, però territorialmente era già così, un territorio sempre stato pronto, quindi è inutile ribadirlo. Certo, sorprendono queste situazioni di persone che si improvvisano e che poi mettono di mezzo delle cose che non c'entrano, come dire, una risposta tra le tante che è stata data dal proprietario è stata quella: noi abbiamo un orientamento religioso di un certo tipo, per noi la famiglia è quella. Io penso che sia un fatto privato, cioè nessuno va lì a giudicare un turista piuttosto che un altro dal proprio orientamento sessuale. Beh, ma è una risposta comoda, quindi No, è stata una risposta secondo me ancora più ignorante degli averli rifiutati. Penso questo. Dai, invitiamo allora, non so chi è rimasto qui. Sì, allora, l'ospite successivo è il sindaco di Pizzo Calabro, Gianluca Callipo. Buongiorno. Che si può dire, oltre che collega, perché sindaco di Pizzo, è anche collega della sindaca Giulia Russo, perché è stato il primo luogo della provincia di Vibo Valentia dove è stata celebrata un'unione civile. Lei ha celebrato un'unione civile? Sì, nel dicembre del 2016. Come è avvenuta? Si è emozionato? Ero molto emozionato, peraltro credo che per un sindaco celebrare un matrimonio come un'unione civile è uno degli onori che si hanno nel svolgere appunto questo mandato, perché si partecipa alla costituzione di un pezzo di comunità. In quel caso erano due ragazzi che non vivono a Pizzo, hanno scelto Pizzo e noi abbiamo messo a disposizione il castello aragonese, il castello meglio noto come Castello Murat, per l'occasione. È stato un bellissimo momento, per fortuna ormai insomma da poco più di un anno, grazie alla legge Cirinnà, si è recuperato, diciamo, un ritardo enorme che l'Italia aveva su questo tema. Io da presidente di ANCI da alcune settimane ho l'onore e onere di rappresentare i sindaci calabresi, e ricordo in quell'occasione già
Avevo avuto modo di bacchettare qualche collega sindaco che con uscite spiacevoli si era permesso di dire io non celebrerò unioni civili nella mia città, come se poi è una scelta del sindaco celebrare o meno un'unione civile, ma appunto trattandosi per fortuna di una legge è un obbligo, ma anche l'uscita che qualche sindaco, per fortuna una strettissima minoranza, fece allora spiacevole uscita, fu bacchettata poi dalla gran parte delle persone, quindi ancora c'è sicuramente da lavorare, però credo che ci siano tutti i presupposti per superare anche questi ultimi rimasti ancora con questi pensieri, insomma, quindi, che non saprei nemmeno come definire. Sindaco, possiamo quindi dire che insomma lei ha messo nel dimenticatoio, ha volutamente cestinato le reazioni anche che ci sono state per esempio da, dall'esponente locale di Forza Italia, Giorgio Caridà. Sì, diciamo che ci fu all'epoca, chiaramente come è ovvio che sia, delle immagini subito dopo la celebrazione dell'Unione Civile, delle immagini che furono veicolate su Facebook e poi il commento di qualcuno che diciamo fece espressioni del tipo mi viene il vomito, insomma cose di questo tipo, a commento di alcune di queste immagini. È chiaro che immediatamente io feci un intervento e poi insomma, ci fu anche molto clamore rispetto anche sui media, ricordo la stessa Cirinnà intervenne a commento insomma di questa vicenda, però era una vicenda anche lì insomma che non ha trovato adesioni né nella mia comunità né da altre persone, quindi è stato un caso isolato, anche quello spiacevole, anche quello insomma dimostrazione del fatto che purtroppo c'è ancora qualcuno che evidentemente non apprezza o non giudica positivamente quello che peraltro, ripeto, ormai è una legge dello Stato, quindi si può discutere quanto ne vogliamo. Io dico per fortuna una legge perché sono stato sempre favorevole, ho partecipato all'assemblea in quanto delegato nazionale del PD che prima ancora dell'approvazione della legge discuteva negli anni insomma, in cui poi l'iter c'è stato di questo. Con orgoglio dico che abbiamo oggi l'onore appunto noi sindaci di poter celebrare le unioni civili, a Pizzo lo facciamo con grande piacere, ripeto, mettendo a disposizione il luogo più bello che noi abbiamo che è il Castello Murat, e poi il commento di qualcuno chiaramente viene stigmatizzato duramente come giusto che sia e per fortuna rimane di qualcuno. Ma mi ha messo una curiosità, voglio venire a vedere questo castello, cioè, è a pochi chilometri da qua immagino, giusto? È obbligato a venire. Io sono l'invitato speciale. La prima, perché da Ricadi per andare a riprendere l'autostrada a Pizzo deve passare da Pizzo e passa proprio da sotto il castello. La seconda perché è sicuramente un bellissimo posto con un paesaggio forse non bello come questo, nel senso che questo è un posto unico, dobbiamo qua insomma evidenziare che è un posto davvero unico, ma a Pizzo dal castello c'è un bellissimo paesaggio anche da lì. È un luogo che peraltro in questi giorni se ne sta discutendo perché potrebbe essere insomma oggetto anche di importanti eventi e ce lo auguriamo insomma per tutta la Calabria. È un uno posto di questi, scusi se la interrompo sindaco, è proprio questo, insomma è notizia di ieri che Pizzo potrebbe rientrare o rientra già nella località dove si terrà il prossimo G8 dei ministri dell'interno. Cosa ci può dire a riguardo? Ce lo conferma? Confermo che ci sono stati in queste settimane una serie di sopralluoghi per poter organizzare a Pizzo il prossimo G7, ora il G7 dei ministri dell'interno, quindi non quello di Taormina, cioè con i premier, ma con i ministri in questo caso che discuterebbero di temi legati alla sicurezza internazionale, all'immigrazione, al terrorismo. E il castello di Pizzo insieme a una tonnara, un'antica tonnara che abbiamo a Pizzo, sono stati individuati come due delle location in cui potrebbero svolgersi questo evento che si realizzerà il 20 ottobre. Mi auguro appunto che si realizzi in Calabria innanzitutto, perché poi insomma farlo a Pizzo significa farlo in Calabria, e per la Calabria e come per tutto insomma questo comprensorio sarebbe certamente una bella occasione di promozione. È la prima volta che si fa un G7 in Calabria, quindi nel momento in cui questa cosa si dovesse confermare, chiaramente come auguriamo può essere, perché no, una bella opportunità per tutti. Grazie. Bene, ringraziamo allora il sindaco di Pizzo Gianluca Callipo. Con enorme piacere, vicino a me Cinzia Nava, presidente per opportunità Regione Calabria. Donna combattiva, bellissimo intervento.
insomma, manifestazioni finalmente tutti uniti per, contro la discriminazione, contro l'omofobia. Sì, buongiorno, grazie per il bellissimo complimento. Sì, finalmente oggi siamo stati tutti uniti. Questa è la Calabria diciamo positiva, perché è la Calabria che si è dissociata da quell'evento riprovevole che si è verificato nel mese di luglio contro una coppia gay. Ricordiamo che questa coppia gay è stata non accettata da una persona che non era un imprenditore, ma che metteva a disposizione dei turisti delle case vacanza, diciamo, delle case di accoglienza, e quindi non ha voluto accettare questa coppia gay, dicendo come scusa che non accettava né le coppie gay e né gli animali. Quindi già questo accostamento della persona umana all'animale già è un accostamento, secondo me, riprovevole, sbagliato. Ecco. Ricordiamo che tu ami gli animali perché hai un bellissimo gatto. Sì, io ho un bellissimo gatto, si chiama Puffy. Dico questo non perché non amo gli animali, ma perché di solito la persona umana viene contrapposta all'animale, però posso garantire che gli animali a volte sono più affettuosi e più intelligenti di alcune persone, quindi non dico questo perché ho qualcosa contro gli animali. Comunque sono stata molto contenta di essere stata invitata qui a questo evento, perché io con la commissione giornalmente, quotidianamente, insieme alle 13 commissarie mettiamo in atto delle azioni contro qualunque forma di discriminazione. Ci vorrebbero leggi più severe da parte del governo contro le discriminazioni di qualsiasi genere? Sì, ci vorrebbero leggi che regolamentassero, diciamo, le azioni di discriminazione, perché io credo che non ci vorrebbe alcuna legge per evitare un atto così diciamo non civile. Non ci deve essere qualcheduno che ci deve dire cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare. Io vorrei piuttosto una legge che sì, sanzionasse chi compie questi atti, ma che facesse una forma di formazione anche ad esempio partendo nelle scuole, formazione alla non discriminazione, quindi una legge che vedesse come obbligatoria la formazione già nelle prime classi scolastiche. Perciò informazione che parte proprio dalla formazione proprio dalle scuole primarie. Dalle scuole primarie, io intendo la formazione attraverso l'informazione, attraverso la conoscenza, perché io credo che questo atto che si è verificato nel mese di luglio sia un atto che deriva da una sbagliata cultura, perché io credo che omofobi non si nasca ma si diventa, e quindi quello era il risultato di una non cultura, quindi è necessaria la formazione. Io prima ho sentito il sindaco di Pizzo Callipo che diceva, è stato uno dei primi a fare, diciamo, l'unione civile per una coppia gay, e ha detto che lui condanna il sindaco che, diciamo, si rifiuta, invece deve essere proprio un dovere, il sindaco deve sposare tutti, al di là se c'è la legge non può rifiutarsi. Cosa pensi di questi sindaci che purtroppo ci sono, che si rifiutano di fare, diciamo, unioni civili, anche se sono obbligati poi? Io non ho una buona opinione, però posso dire comunque che meno male sono in un numero non elevato, quindi mi dispiace che ci siano persone che ancora la pensino così. Vuol dire che sono dei sindaci che devono fare veramente cultura, non hanno cultura, perché per fare il sindaco ci vuole anche cultura, perché rappresenta un po' i cittadini. Cultura e condivisione, perché io ho detto prima alla fine del mio intervento che è necessario che le coppie gay denuncino il loro stato, perché quella è sempre amore. L'amore è un sentimento nobile, e quindi denunciare di essere gay vuol dire avere una certa onestà, responsabilità e condivisione verso gli altri, e soprattutto serve da stimolo
a quanti ancora si nascondono, perché purtroppo ancora c'è gente che si nasconde e non lo dichiara, e quella è per queste persone una sofferenza veramente enorme, non poter dire, non poter manifestare il proprio sentimento per una persona che è dello stesso sesso. Ma è anche questa cultura? Anche questa è cultura, sì, cultura, quindi come si può fare solamente se siamo uniti e se quindi invitiamo tutti alla denuncia. Quali provvedimenti? Perché tu, Cinzia, sei stata una donna che ha reagito in prima persona proprio sul fatto di discriminazione dei due ragazzi omosessuali qui a Ricadi. E quali sono stati i provvedimenti che sono stati presi, ricordiamo, non da un imprenditore, da un fittacamere che non è neanche residente a Ricadi? No. I provvedimenti, io subito dopo ho rilasciato un'intervista, sono state fatte numerose infatti interviste da parte di amministratori proprio per dissociarsi da questo atteggiamento, giustamente di una persona che abbiamo detto non è un imprenditore, quindi anche gli altri imprenditori hanno fatto la stessa cosa, si sono allontanati e io so che hanno offerto loro pure un'accoglienza, un alloggio durante il periodo estivo anche gratis, proprio per dimostrare che non in Calabria non si agisce in questo modo, che non è questa l'abitudine degli operatori calabresi. Abbiamo parlato, oggi eravamo nel convegno proprio sulla discriminazione dell'omosessualità, omofobia, abbiamo fatto, però tu sei combattivo anche sulla disabilità. La Calabria a che punto è? Perché sappiamo che è molto dietro sulle problemi della disabilità, molti disabili hanno dei problemi, molte strutture non sono adeguate. Cosa tu che sei adesso una parte istituzionale? Perché io so adesso sei un'istituzione, esatto, una modifica alla legge. Ci vuoi parlare di questa che è legge del 98, giusto? Allora, insieme alla Commissione abbiamo trascorso 2 mesi a rivedere la legge regionale del 98 che trattava l'eliminazione delle barriere architettoniche presso gli uffici pubblici. E l'abbiamo voluta esaminare per mettere in evidenza le criticità ma anche le cose positive che vi erano. Faccio presente che questa legge, la legge c'era, però non era mai partita. Quindi noi così che abbiamo fatto, l'abbiamo visionata anche grazie all'aiuto di una dottoressa, la dottoressa Carpentieri, che ci è stata offerta dal Consiglio regionale come esperta del settore. Abbiamo fatto delle riunioni, degli incontri anche con le associazioni di disabili. Abbiamo chiesto loro che cosa era necessario perché il disabile potesse sentirsi finalmente uguale agli altri nel momento in cui deve accedere presso un ufficio pubblico. Abbiamo raccolto quindi tutte queste testimonianze e abbiamo elaborato una proposta di modifica alla legge regionale del 98. Adesso l'abbiamo depositata il 26 luglio, l'abbiamo inviata all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale Calabria e adesso dobbiamo aspettare l'esito. Quindi abbiamo cercato di imporre che tutti gli uffici pubblici avessero l'accesso anche per le persone su carrozzina oppure anche per i non vedenti, perché chiunque deve poter accedere in un ufficio. Qualsiasi tipo di disabilità. Disabilità, sì, qualsiasi tipo di disabilità. Invece per le strutture private, che punto siamo? Le strutture private, sì, diciamo che non siamo più come negli anni passati. Io ho 50 anni e vivo il problema della disabilità da quando ne avevo 3 anni. Rispetto agli anni passati sono state fatte numerose azioni volte a eliminare queste barriere, però ancora non si è raggiunto il massimo perché ad esempio ora che ancora non è finita, diciamo, la stagione estiva, è molto difficile accedere alle spiagge perché non tutti gli stabilimenti, non tutti i comuni hanno le spiagge con pedana, quindi sono pochi i lidi che le hanno e magari le fanno su iniziativa propria privata. Sono pochi sindaci che hanno creato una pedana pubblica che facilita l'accesso alle spiagge. Sono parecchie spiagge in Calabria, noi abbiamo 900 km di costa che non hanno proprio, diciamo, le passerelle. Non hanno le passerelle, questo, alludevo a questo.
molte spiagge, eppure le nostre spiagge sono bellissime e quindi dovrebbero essere godute da tutti, anche dai disabili. Però sempre io intendo anche dai disabili, non creando, perché io ho visto che in alcune spiagge del nord hanno fatto pubblicità dicendo che c'era la spiaggia per i disabili. Ecco, io vorrei la spiaggia non per i disabili, ma la spiaggia accessibile a tutti, quindi disabili e non, perché io credo che differenziare la differenza non crea altro che differenza. La differenza è solamente un valore, ma questo valore deve essere utilizzato bene e deve servire anche alle persone non disabili. Io parlerei ore e ore con Cinzia, perché è una donna eccezionale e appena l'ho vista stamattina è stata proprio una cosa a pelle. È proprio un innamoramento che sei una persona veramente eccezionale per quello che fai, lo fai per tutti, perciò senza neanche vantarmi o mettere, cioè, lo faccio in sordina, diciamo. Ora con il ruolo che ho istituzionale magari si sa, però io l'ho fatto già in maniera silenziosa prima di avere l'incarico di presidente. Insomma, per me è stato un onore intervistarti. Cinzia Nala, presidente Pari Opportunità Regione Calabria. Grazie Cinzia. Grazie a voi, grazie. Con enorme piacere ho vicino a me Morena Rapolla. Morena ha fatto un intervento eccezionale, devo dire che mi ha emozionato, mi ha entusiasmato e l'ho sentito a metà, però io vorrei farti conoscere al pubblico un po' la tua storia. Allora, buongiorno, salve, sono Morena Rapolla, sono un avvocato e sono componente del Dipartimento Persone e Tutela dei Diritti Umani della Fondazione AIGA Tommaso Bucciarelli, diretta dall'amica e collega Ivana Pipponzi. Sono venuta oggi qui nella splendida cornice di Tropea, qui a Capo Vaticano, per questa giornata dove tutta la Calabria, una terra meravigliosa che io amo, dice un secco basta, un no ad ogni forma di discriminazione. Quindi oggi è un giorno di festa, una sorta di festa dei diritti civili che riguarda tutti, deve riguardare tutti, perché i diritti civili come categoria dei diritti umani riguardano appunto tutti gli individui, i diritti umani siamo noi, quindi tutti quanti noi, a prescindere dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere, siamo chiamati ogni giorno a farci carico e a proteggere ciascuno nel suo, io come avvocato, altri professionisti nel loro ruolo, ma anche il cittadino semplice è chiamato appunto a proteggere questo nucleo indefettibile dei diritti umani e dei diritti civili, che rappresentano proprio il baluardo, il fondamento di ogni corretta interazione e rapporto del vivere civile, quindi di una società che voglia continuare a fregiarsi dell'aggettivo civile. Purtroppo gli episodi di cronaca ci consegnano a volte degli scenari che di civile hanno ben poco, quindi oggi siamo qui per dire un secco basta a tutto questo. Il passaggio che mi è piaciuto nel tuo discorso, quando hai detto che non bisogna dare tipo un merito a chi ha fatto il fattaccio, ma bensì il merito va ai calabresi che hanno organizzato questa cosa insieme agli organizzatori di questa bellissima idea e manifestazione, con la partecipazione, devo dire, di tutte le autorità. Perciò questo è stato un bel complimento, perché un po' tutti miravano prima dare diciamo proprio il premio a chi ha portato un fatto di cronaca. Non deve essere così. Il triste episodio che si è consumato nell'estate 2017, che è passato alla cronaca purtroppo, è appunto quello relativo ai due ragazzi napoletani che erano venuti qui in Calabria per fare le vacanze e una persona, insomma un albergatore, un affittacamere ha diciamo detto che non accettavano gay e animali. Anche questo avvicinamento a queste due categorie lo trovo molto triste. Allora, diciamo subito che questo episodio è deprecabile, perché le persone omosessuali, le persone LGBT sono persone che sono cittadini di serie A come tutti quanti gli altri, pagano le tasse, si rapportano nella quotidianità in maniera retta, corretta, e quindi come tale hanno uguali diritti, quindi anche quello a usufruire di un fittacamere, di un albergo e di qualunque altra cosa sia, perché altrimenti si genera
maniera quella che nell'ordinamento giuridico si chiama una discriminazione diretta. Un esempio, se non so, un bar appende all'esterno il cartello, quindi un'attività pubblica, appende all'esterno un cartello dove c'è scritto vietato l'ingresso alle persone di colore o agli handicappati diversamente abili, quella è una discriminazione diretta che l'ordinamento giuridico sanziona. Il giudice in sede civile, si può dire il giudice civile, che può rimuovere subito l'origine di quella discriminazione e si può fino anche chiedere il risarcimento del danno. Quindi non si tratta di essere liberi o meno di fare entrare a casa propria, come ho letto in alcune parti, in alcuni commenti, no, se io pongo in essere un'attività rivolta al pubblico, suscettibile di un apprezzamento di natura economica, e quindi io ci traggo profitto, non posso dire tu sì e tu no, perché altrimenti do origine a una illegittima discriminazione che l'ordinamento giuridico condanna e sanziona. Dovrebbe essere più pesante un po' le leggi sulla discriminazione? Ma io, allora, sicuramente spero che presto il nostro Parlamento dia vita alla così tanto agognata legge nazionale sull'omofobia e la transfobia. Ci sono dei testi che sono arenati ormai in Senato anche da tanti anni. Io sono del parere che una tutela maggiorata verso questi fenomeni legati all'omofobia e alla transfobia, fenomeni che, guardate, lo dicevamo stamattina proprio con l'amico Antonello Sannino, il presidente di Arcigay Napoli, che... Ho già sentito, persona eccezionale, insomma un'altra persona molto carismatica. Si è subito attivato e dico di più, Antonello adesso sta ospitando a casa sua due ragazzi gay di Napoli che sono stati messi fuori di casa dai genitori semplicemente perché innamorati l'uno dell'altro, quindi questo è da apprezzare perché questo è l'associazionismo attivo e valido. Una legge nazionale sull'omofobia e transfobia sarebbe auspicabile. La risposta sanzionatoria dell'ordinamento giuridico deve essere forte, però io credo anche che la sanzione, la punizione ha un valore, ma fino a un certo punto, perché purtroppo per quanto possiamo punire gli omofobi, alla fine potremmo ottenere una sorta di effetto opposto. Quindi io credo che bisogna incidere sull'educazione delle persone, soprattutto nelle scuole. Le scuole rappresentano il vivaio della civiltà, i ragazzi sono un inestimabile valore che noi dobbiamo educare al valore della diversità. Prima sentivo parlare di qualcuno che dice la diversità non esiste, siamo tutti uguali, guai a voler neutralizzare la diversità c'è, la diversità è un valore, come dire ricco per me perché diverso da me, dobbiamo solo affrancare il concetto di diverso da quella maledetta lettera scarlatta di negatività che qualcuno gli ha messo su, una volta che noi ci avvicineremo senza pregiudizi, inizieremo a far erodere anche gli stereotipi che purtroppo ancora emergono nella società, anche nei mass media, nella comunicazione purtroppo, e ci avvicineremo al diverso e lo vedremo come un momento di straordinario arricchimento. Una cosa che voglio dirti, insomma, diciamo la verità, insomma, tu hai fatto un passaggio nella tua vita, mi è piaciuto questo passaggio anche che hai fatto nel discorso nel momento della tua laurea. Ce lo puoi raccontare ai nostri telespettatori? Sì. Allora, era un convegno, mi occupo di formazione, era un convegno e in pratica alla fine si è aperto il dibattito, parlavamo appunto di discriminazione, eccetera, e quindi nel mio intervento parlavo proprio del fatto che le discriminazioni oggi sono diventate sempre più striscianti, più sofisticate, e quindi molte volte le discriminazioni sono proprio difficili da individuare. Chi è vittima di discriminazione molte volte non se ne rende nemmeno conto che potrebbe adire le autorità. E quindi dicevo questo, insomma, che bisogna perfezionarsi, ciascuno nel proprio ruolo, anche gli avvocati devono essere formati in maniera valida per poter rispondere in maniera efficace alle istanze di tutela di chi viene discriminato. E alla fine una persona appartenente a ambienti politici molto estremi intervenne in maniera molto così, quasi innocente direi, diciamo così, disse: ma scusa, perché parli tu di discriminazione se alla fine ti hanno permesso anche di laurearti e di diventare avvocato? Pensate, all'interno di un dibattito finale, io devo dire la verità, ho dovuto... Tu come hai risposto, scusa?
Non ricordo bene la risposta, sai, perché in quel momento veramente mi si è... sono un essere umano, alla fine è difficile anche mantenere le emozioni, lo sdegno, anche la rabbia, lo sdegno, ecco. Devo dire la verità, mi ha molto amareggiato quella cosa, però poi alla fine ricordo che in un passaggio di quello che risposi, dissi, nessuno mi ha dato il privilegio di laurearmi, mi sono laureata, quando mi sono laureata era ancora Piero nel mio percorso di vita, e io devo dire grazie a quel ragazzo che sono stato fino ai 27. Chi era Piero? Piero era un ragazzo bellissimo innanzitutto, e io oggi dico sempre, Piero e Morena si sono scambiati il testimonial. Fino a 28 anni c'era Piero che aveva nel cuore Morena, poi da 28 anni in poi Morena, come un fiume in piena, è voluta uscire dal cuore di Piero e si sono scambiati i ruoli. Io consiglio a tutto, lo dico sempre, a tutte le ragazze transessuali che fanno questo percorso, non abbiurate mai quello che siete stati, il ragazzo che siete state, perché lo dico sempre, se non fosse stato per l'altra parte di me, quel ragazzo, Piero, che ha studiato, sudato e sognato insieme a me, per me, oggi Morena non sarebbe la professionista e quella che sono. Quindi tenetevi stretto il vostro passato, amici, amiche transessuali, perché è quello il vostro punto di forza, senza rimanerci arenate, però custodite in maniera affettuosa, perché altrimenti vedo tante ragazze transessuali arrabbiate con la vita, e non è un bel segnale, perché vi dovete e ci dobbiamo tanta felicità. Abbiamo fatto maciullare il nostro corpo dai bisturi, siamo ricorsi ai bisturi affinché riplasmassero il nostro corpo per poter somigliare il più possibile al sogno di noi stessi, e quando ci arriviamo dobbiamo accoglierci con un sorriso anche per quello che eravamo. Massimo, Massimo si chiama lui, no? Il presidente del CGI Napoli. Antonello, prima mi dicevi che io ospita, l'ho detto prima anche nell'intervista, sì, due ragazzi gay nella sua casa perché i genitori, sì, non l'hanno accettato. Sì. Ti voglio fare questa domanda. Tu hai avuto anche un passaggio. Come si sono comportati i tuoi genitori e come si dovrebbero comportare i genitori in un momento che si scopre che nella famiglia c'è un figlio gay, che non è una malattia? Allora, voglio essere sincera, per quanto mi riguarda, mia madre e mio fratello la presero abbastanza bene, mio padre non tanto. Con gli anni, poi piano piano, mio padre ha imparato ad accettare e apprezzare quella che sono oggi. Vedi, io credo che non esista un decalogo del bravo genitore. Così come molti dicono, no vabbè, ma magari un padre maschilista legato a un retaggio culturale un po' antico, legato a forme di macismo, è difficile, va capito. Allora io credo che alla fine il genitore che non ti capisce, non ti comprende, non ne faccio una questione di accettazione. Quanto è brutta la parola mi sento accettata, quanto è brutta. Io penso che i figli non vadano accettati, i figli vadano amati incondizionatamente. Chi non riesce a comprendere la difficoltà, perché io ricordo che quando dissi a mia madre e mio padre, all'epoca quando avevo 18-19 anni, pensavo di essere semplicemente omosessuale, poi mi sono accorta che invece il mio corpo non rispecchiava la mia anima, dissi papà, mamma, io sono omosessuale, la mia era una disperata richiesta di aiuto. Quando i vostri figli vi raccontano qualcosa di così intimo e personale, non vi stanno dicendo mamma sono omosessuale oppure mamma sono transessuale, voglio fare la transizione da un sesso a un altro, non lo fanno perché vogliono imporsi oppure vogliono violentare una cultura o vogliono portare, mettere una famiglia a soqquadro. Signori, se qualcuno decide di farsi maciullare chirurgicamente, psicologicamente, un iter così stringente come quello del cambio di sesso, perizie medico-psicologiche, eccetera, non pensate che sarebbe stato tutto più facile per me rimanere omosessuale, rimanere nel corpo maschile, se veramente la vita mi avesse concesso margini di scelta. Qualcuno mi dice, la tua è stata una scelta coraggiosa, io dico no, io non ho avuto margini di scelta, o lo facevo oppure la vita mi ha messo di spalle al muro, ha detto che vuoi fare, vuoi essere felice, così non lo puoi essere, quindi io o mi autodistruggevo, purtroppo c'erano molti ragazzi transessuali, anche ragazzi omosessuali non accettati che vivono ai margini, vengono ritrovati, magari uccisi, violentati, e io mi chiedo, voi famiglie, anziché dover convivere
con un rimorso di coscienza, che poi vi viene sempre dopo il rigurgito della coscienza, vi ricordate dopo di aver messo al mondo un figlio che era comunque vostro figlio e che amavate, non sarebbe più facile riavvolgere il nastro e fare in modo di abbracciare e proteggere vostro figlio che vi ha raccontato di essere omosessuale prima di darlo in pasto ad un mondo pesce vorace che non aspetta altro che chiamarlo ricchione, riempirlo di botte o magari ucciderlo in un cassonetto? Non pensate che sarebbe così semplice? Mia nonna aveva 90 anni. Mia nonna ha assistito alla mia transizione nella parte iniziale. Mia nonna aveva capito. Ricordo che la mamma di mia madre, nonna Nuccia, aveva 90 anni e mi disse: a nonna, mi raccomando, non lasciare mai sola mamma, ragion per cui io vivo con mia madre ed è il mio punto di riferimento, il mio amore più grande. Io mi sono avvinghiata all'amore che mia madre sentiva per me. L'amore ci guida, l'amore ci salva. Io, se mia madre non mi avesse amata a prescindere da quello che volevo essere e sono diventata, sicuramente forse mi sarei buttata via, perché chi fa certi percorsi alla fine viene anche bombardata da stereotipi beceri, quali se diventi transessuale devi fare per forza la prostituta, insomma stereotipi che piano piano per fortuna si stanno involvendo. Ci sono ragazze transessuali che studiano, che coltivano una professione, tante ragazze transessuali che sono anche uscite dal giro della prostituzione. Quindi chi abbraccia questo percorso, ricordo mia nonna, mi disse: ah nonna, mi raccomando, a prescindere da quello che vuoi essere, devi essere felice, prenditi la laurea, era il 2005, mi sono laureata nel 2007, mi raccomando, fallo per mamma. E io ricordo sempre come un faro di luce queste parole di mia nonna: non importa se non avevo i documenti al femminile e se quando mi sono laureata con queste sembianze, perché all'epoca non esisteva il doppio libretto universitario come oggi con l'alias, io sui documenti ero Pietro Rapolla. Ricordo che quando mi laureai avevo questo aspetto e mi chiamarono giustamente Pietro Rapolla, la nominiamo dottore in giurisprudenza con la votazione di 108 su 110 vecchio ordinamento. Per me è stata un'emozione grandissima e lì ricordo l'abbraccio di mamma quel giorno e il mio abbraccio, che come se le avessi restituito la milionesima parte di quel debito d'amore che ho con lei. Adesso Morena, giusto? Morena, sì. Chi anche è? Per lo Stato italiano. No, ho fatto apposta. Chi è Morena adesso? Hai raggiunto i tuoi obiettivi? Sicuramente sì. E la tua professione? La mia professione, io sono innamorata della mia professione. Faccio l'avvocato a tempo pieno, lavoro in uno studio professionale meraviglioso, uno dei più grandi di Potenza, che è lo studio legale dell'amica Ivana Pipponzi, uno studio professionale che ha una tradizione di 60 anni, perché anche il padre di Ivana era un illustre avvocato. E ho un altro sogno nel cassetto che sto, diciamo, accarezzando, è quello di fare il concorso in magistratura. Io poi non mi ritengo mai arrivata, non mi ritengo mai quella che si culla sugli allori, quindi mi piace sempre mettermi alla prova con nuove sfide. Se non ci riuscirò, potrò dire almeno di averci provato, perché voglio dire, saltare così e provare ad arrampicarsi sulle stelle, magari non ci arriviamo, però possiamo avere la fortuna e la tenacia di trovare quella stella che tanto desideriamo, un po' più bassa, e magari riusciamo ad afferrarla. Se possiamo cadere, ci sbucciamo il ginocchio, ci rialziamo ancora più, diciamo, amanti e innamorati della vita di prima. Questo vuole essere il mio messaggio. Morena innamorata della vita, innamorata della mamma, ma di persone innamorate, di qualcuno, c'è l'amore per Morena? Ma allora io... No, perché sei bellissima. Grazie, sei troppo buono. Allora, io in questo momento della mia vita sono single. Sono single, qualcuno dice per scelta di chi? Per scelta della vita. Sono una persona che non si accontenta nemmeno nei sentimenti. Credo che una persona debba uscire, io sto benissimo nella mia solitudine, perché poi alla fine quando mi ritaglio degli spazi di solitudine con me stessa è perché ho bisogno di ricarburare le mie energie, di fare quattro chiacchiere con me stessa. Poi da buona capricornina sono un po' saturnina, quindi la solitudine non mi spaventa, mi ricarica. Quando arriverà l'uomo con la O maiuscola, come dico io, sicuramente ci riconosceremo, però la vita mi ha insegnato a non far dipendere la mia felicità, la mia realizzazione dall'amore di un uomo, perché oggi c'è, domani non c'è, quindi
poi gli uomini alla fine siete molto egoisti, siete molto più vanesi di noi donne, siete concentrati troppo su voi stessi. Adesso tu sei il capro espiatore, visto che sei rappresentante della categoria, quindi ti sto flagellando. Per cui alla fine... Prendo volentieri questo flagello. Sì, troppe... troppe... Quindi penso che il compagno ideale per me sarà l'uomo che, ancora prima di essere innamorato di Morena, debba essere innamorato in termini di grande rispetto anche del mio vissuto. E uomini così non ce ne sono tanti. Io ti voglio ringraziare Morena, perché questa non è stata un'intervista, è stata una lezione alla vita che hai dato, ed è stata per me, dopo tanti anni di carriera, una delle più belle interviste che abbia fatto. Grazie, perché mi hai insegnato tante cose grazie oggi. Grazie a te, sei stato squisito, sei stato delicato, hai saputo toccare i tasti giusti per farmi raccontare in maniera serena. Buon lavoro a te e complimenti per come svolgi la tua professione. Adesso andiamo a mangiare. Un saluto alla Calabria e un bacio a tutti. Alla prossima.